Buongiorno a tutti, la registrazione è cominciata. Avete visto che stiamo cominciando a pubblicare sul canale dell'associazione le registrazioni dei precedenti incontri. Oggi questo è il nono, e i due amici Marcus Netherer e Luca De Lucchi ci racconteranno processamento via cloud, specialmente di dati satellitari. Un minimo di presentazione doverosa: Marcus Netherer è un ricercatore tedesco che si occupa da tanti anni di GIS telerilevamento e soprattutto mi preme ricordarlo come il curatore del progetto GRASS. Non so se tutti lo sanno, ma la casa principale di GRASS è stata per tanti anni ed è tuttora in Italia, e Marcus, pur essendo adesso trasferitosi in Germania, continua ad essere il principale coordinatore. E Luca De Lucchi è anche lui un ricercatore di geografia della Fondazione Edmund Mach, e si occupa anche lui di telerilevamento contributore di software libero, ovviamente. Marcus Netherer è stato uno dei primi ricercatori a ricevere il premio Solcat, messo così, dedicato, diciamo, istituito da OSGEO. Quindi, insomma, abbiamo una personalità di un certo rilievo. E vi ricordo che il seminario, che dicevo, è il nono. O se avete piacere di partecipare all'attività dell'associazione GFOS, ci sono nella pagina nella quale vi siete iscritti, trovate i riferimenti sia per l'iscrizione, per i vari canali, e anche, perché no, iscrivervi all'associazione e magari fare un piccolo contributo. Nonostante zone rosse, eccetera, cerchiamo di mantenere un po' di attività e di incontri. Questo è uno dei il ciclo di incontri nasce anche per quello. Insomma, almeno da questo punto di vista, l'emergenza sanitaria ha un po' sdoganato le riunioni, gli incontri online. Vedremo di continuare a fare incontri su questi argomenti, e insomma vi terremo informati. Lascio la parola a Marcus e Luca, soprattutto anche perché, se hanno appunto piacere di raccontare anche come vogliono gestire l'incontro, nel senso che la chat è presidiata, però loro diranno appunto se vorrebbero. Vogliono essere interrotti. Insomma, l'organizzazione ovviamente la lascio a loro, che diventano da questo momento padroni di casa. Grazie per essere intervenuti tutti quanti, a Marcus e Luca soprattutto per la loro disponibilità. Keep the faith e via. Grazie. Giusto per la parte pratica, potete fare domande in qualsiasi momento sulla chat e in base alla tipologia di domanda io fermerò Marcus e riporrò la domanda oppure vi risponderò io direttamente in chat. La presentazione la farà prevalentemente Marcus. Come ha detto Stefano, non è più in Italia, perciò parla italiano. Non quotidianamente, perciò se ci sono ogni tanto qualche piccola imprecisione, fate finta di nulla. Bene, Marcus, a te la parola. Grazie Luca, grazie per l'invito di parlare qui e la possibilità di presentare quello che facciamo. Vorrei iniziare con una breve introduzione a chi sono, solo pochi slide per un po' illustrare quello che facciamo. Sono stato in Italia dal 2001 al 2015, ho anche lavorato tanto con Luca in particolare, e alcuni altri che sono qui presenti. Poi mi sono spostato in Germania, a Bonn, a cofondare una piccola azienda mondiale, si chiama. Effettivamente sto continuando con quello che facevo prima,
solo adesso in un contesto di business, ma comunque noi lavoriamo su dati, su open data, e naturalmente sviluppiamo open source, e questo è praticamente rimasto come prima. È anche possibile di vivere da questo business. Come vedete qui, negli ultimi 5 anni siamo cresciuti abbastanza e lavoriamo per varie aziende e anche per organizzazioni internazionali. Lavoriamo in qualche progetto di ricerca, così in un certo senso la ricerca la faccio ancora, ma per questo, diciamo, sono progetti di business, basandosi sempre su open source. Ecco, il software stack è quello che vediamo qui, non è una grande sorpresa, sono tutti i pacchetti che sono ben conosciuti qui, credo, e il nostro scopo è di praticamente usare questi software come piattaforma e sviluppare qualcosa che serve al cliente, e alla fine funziona molto bene, perché sappiamo bene che il software libero è un software che è stabile, che viene sviluppato, la comunità è importante, contribuisce, e noi continuiamo in questo senso. Abbiamo sviluppato alcuni prodotti che sono anche disponibili come dati pubblici. Land surface temperature, temperatura, scusate, questa slide è un po' pazza, ma fa niente. Temperatura, land use, altre cose. A sinistra si vede qua una classificazione recente fatta su base di Sentinel e fatto con Actinia, e così come lo star sono 50 immagini di Sentinel che sono da processare per coprire la Germania. In verità è molto di più, perché per minimizzare l'effetto di nuvole servono più dati. Ecco, poi altre cose del genere. Il nostro scopo in generale è creare dati che sono analysis ready, vuol dire che sono pronti per essere utilizzati in vari contesti, e il problema è che, diciamo, i dati satellitari in particolare sono più o meno dati grezzi. Manca qualcosa, magari ci sono i metadati anche, ma per essere utilizzati in un contesto GIS bisogna fare alcuni passi. E abbiamo sviluppato una serie di processing chains, lo chiamiamo, in particolare in Actinia, per processare questi dati qui. Ok, questo Actinia fa parte della presentazione di oggi. È un software originalmente sviluppato da Sylvain Gebhardt, che è stato nel Grass Team per tanti anni. Lui ha anche sviluppato il motore di analisi di serie temporali in Grass, T-Grass si chiama. E su base di questo e su base di Grass, al di sopra c'è adesso uno strato che permette di analizzare i dati in un contesto cloud. Cloud vuol dire non è necessariamente uno dei grandi cloud players, ma può anche essere qualcosa no, come dire, che si usa su propri server, magari in un data center, magari anche a casa, in teoria gira anche su un portatile volendo. E questo Actinia che poi presento fa un sacco di cose. Siamo in grado di analizzare dati di varia provenienza. È scalabile, vuol dire che possiamo mettere più nodi per essere più veloci. Vediamo oggi come si comporta il nostro server quando tutti quanti vanno a fare i calcoli sul server. Ecco, e poi c'è job control, c'è controllo di accesso, non tutti possono vedere tutti i dati, naturalmente non funziona in un contesto anche per la privacy e così via. E altre cose che presento dopo. Ecco, questa è la prima parte qui. Puoi pure andare sulla seconda. Domande. Se ci sono domande ti fermo io, Marco, se non ci sono domande. Allora vado avanti. vorrei adesso fare una introduzione a... Un secondo solo. Devo cambiare il sistema. Ok, si vede, spero.
Sì, vai. Non si sente più Marcus, sei silenziato. Ok, Zoom aveva deciso di... Adesso va? Sì. No. Ok. Allora, è una presentazione che abbiamo preparato per introdurre alcuni concetti di grassi, anche di attinia, anche per, non so, alcuni qui ho già visto alcuni nomi, sono familiari con grass, ma altri magari no, per essere ovunque allo stesso livello, faccio questa presentazione. Ok, questa è la Mundialis 2 anni fa, adesso è già cresciuta, così possiamo saltare questa cosa. Come è nato? Secondo me, come spesso, c'è un'idea, e l'idea, diciamo, è un paradigma, si chiama bring algorithms to the data. Vuol dire portare gli algoritmi dove sono i dati. Perché è interessante questo? Perché ad oggi i dati sono spesso di una quantità enorme. Quando parliamo di dati Sentinel, per esempio, se non sbaglio, sono terabyte al giorno che vengono generati, e a questo punto diventa abbastanza inutile scaricare tutto ciò, ma è meglio di avvicinarsi con il calcolo dove sono i dati. E visto che lavoriamo da tantissimi anni su GRASS, l'idea, la questione era come portare GRASS ai dati e anche come sfruttare dei concetti un po' recenti. Uno non tanto recente, esiste già da un po', ma è un sistema che ci permette di utilizzare, di quasi telecomandare il GRASS quando è vicino ai dati, telecomandarlo tramite request di HTTP. Poi spiego ancora un po' di più cos'è. Prima si chiamava GRAS con due A, GRAS as a Service, è un po' la nozione software as a service, data as a service, allora GRAS as a service, ma dopo abbiamo deciso, magari un po' difficile con la pronuncia, e così lo chiamiamo Actinia. Così abbiamo cambiato il nome, ma effettivamente c'è dentro GRAS, naturalmente, e anche altri pacchetti come GDAL, PROG, ESA, SNAP e così via. Ecco, ma prima bisogna capire alcuni concetti di GRAS per anche poi vedere come funzionano queste richieste di Actinia e REST. In generale, GRAS ha un database proprio, significa GRAS ha dei formati privati, tra virgolette, purtroppo non sono mai stati pubblicati, sarebbe una cosa ancora da fare, secondo me, perché il formato, in particolare il formato Rasta di Grass, è eccellente. Comunque, bisogna sapere che ci sono questi formati. C'è GeoTIFF, c'è Shapefile, così via, e poi c'è anche, ci sono i due formati, o tre, di Grass, per dati Rasta, dati vettoriali, reali, e dati 3D Rasta, anche chiamati voxel. Qua non è così importante perché lo scopo è di fare il calcolo da remoto, allora mi importa un po' di meno e come sia fatto il formato, basta che funzioni. Poi altri due concetti sono location e mapset. Location è più o meno un Luca, folder in italiano. Cartella. Cartella. Sì. Una cartella dove si può interpretare come una cartella per un progetto. E mi creo per un progetto una cartella, per un altro progetto un'altra cartella, e nel linguaggio di GRASS si chiama location. E poi ci sono le sottocartelle che si chiamano mapset, perché siamo in un contesto di dati GIS, allora mappa, e mapset è un insieme di mappe diverse. E qua dentro vediamo in piccolo serie temporali, dati raster, vector e altro. Poi abbiamo Magari, i... Marcus, scusa, aggiungo magari una cosa per chi non è tanto familiare con GRASS, che la location, perciò la cartella, al suo interno ha soltanto dati con lo stesso sistema di coordinate. Questo qui è un po' una peculiarità di GRASS,
è utile per mantenere coerenza tra i dati e semplificare il lavoro degli utenti. Ok, grazie. Poi ci sono i moduli o comandi di GRASS e hanno un certo concetto anche come si chiamano e questi comandi vedremo dopo, possiamo utilizzare anche in Artinia. Effettivamente vogliamo concatenare una serie di comandi per elaborare i dati. E c'è un catalogo, naturalmente c'è il manuale, così via, allora è trovabile quello che esiste. Ok, adesso la REST API messo sopra, c'è all'interno c'è GRASS e al di sopra, come si vede qua, c'è Actinia. E l'API vediamo dopo cosa vuol dire, ma intanto possiamo fare alcune cose, possiamo naturalmente vedere i dati che sono dentro, perché altrimenti sarebbe inutile. Possiamo utilizzare i comandi e parliamo di oltre 500 comandi che sono a disposizione, o metodi che sono a disposizione. Poi c'è user management per dire ok, utente A può vedere questi dati, invece altri no, e utente B vede i propri dati ma non quelli degli altri e così via. E poi ci sono anche limiti possibili perché effettivamente il calcolo su cloud costa soldi, come tutta la vita, tutto nella vita. E così possiamo anche limitare i pixel, per esempio, e dire ok, al massimo puoi lanciare tre processi in parallelo oppure altri limiti. Questo è necessario anche per la salute del sistema e anche per evitare che qualcuno per sbaglio lancia un calcolo che copre il continente mentre voleva solo il Trentino. E poi dovrebbe pagare per tutto diciamo, il consumo di risorse. Niente paura, oggi non si paga. Abbiamo un sistema demo per giocare e lo utilizziamo dopo. Ok, un po' più in dettaglio come funziona. Allora, ci sono due modalità per salvare i dati, lo storage dei dati, uno è persistente e l'altro è volatile. Qual è la differenza? Quando è persistente e tipicamente come si lavora su una workstation, per esempio, io faccio qualche calcolo, salvo i dati in una cartella e sono lì. Allora è persistente perché se torno domani oppure spengo e riaccendo la macchina, i dati ci sono ancora. È bello, ma non funziona in un contesto quando parliamo di terabyte di dati da analizzare. Perché effettivamente se giorno in giorno i dati si accumulano, diventa un po' un problema e devo lasciare quei dati lì. Allora dovrei cancellare qualcosa, ma sarebbe un intervento a mano. Il sistema qui ci offre la possibilità di dire, ok, io faccio i calcoli, poi mi porto via il risultato e tutta la roba intermedia non mi interessa e sparisce da sola. E qui in Actinia c'è praticamente un sistema che pulisce i dati ogni 24 ore. Allora, io faccio un calcolo, l'Actinia mi dice, ecco, qua c'è il link per scaricare quei dati, e un giorno dopo non ci sono più. E poi, in funzione al metodo che applico, i dati restano, allora dovrei pagare, in un senso, per lo storage permanente, oppure e volatile e spariscono da soli e sono a posto. Poi abbiamo alcuni nodi. Actinia consiste non da un diciamo, non è un calcolatore, ma ci sono di più e questo è necessario quando più gente manda delle chiamate oppure io lancio, non so, 5 chiamate e non vorrei che siano in coda, ma meglio farlo in parallelo se possibile. E poi il sistema guarda dove sono le risorse e magari quando abbiamo un insieme di più macchine, l'Actinia gestisce a quale nodo mandare la richiesta. Ok, alla fine, come utente mi trovo da qualche parte, tipo qui, faccio le richieste verso l'Actinia chiama GRASS o GDAL o quello che è, i dati
c'è lo scambio con il database e alla fine mi dà i risultati, che sono finché non vengono cancellati qui dentro, ma sono diciamo, c'è una zona per lo scaricamento. Tutta la gestione dei job è fatta in un database Redis, non so se non è molto importante conoscerlo o meno, è solo per quelli familiari con questo tipo di sistema e Redis, quello che utilizziamo qui. Poi tutto ciò gira in un container di Docker. Abbiamo provato varie cose per lanciarlo, anche diciamo, perché i nostri clienti, magari uno ha un cluster OpenShift, altri hanno un sistema Kubernetes o OpenSec, non importa, è compatibile con tutto e effettivamente si può scegliere quello che piace di più. Ok, quello ho già raccontato, quando arrivano le richieste c'è una cosa, non so come si chiama in italiano, load balancer, gestisce un po' dove, a quale nodo mandare il lavoro e poi si può anche dire, ok, magari c'è una coda dedicata ai job che durano di più e altri che sono veloci, e magari c'è qualcosa che richiede tanta memoria, altro di meno, ma si arrangia lui. E noi come utenti siamo qui, magari su un portatile, e siamo in grado di telecomandare tutto ciò che si trova nel cloud. Ecco, come funziona? Alla fine devo mandare una richiesta e il sistema mi risponde. E c'è una cosa particolare, questo formato si chiama JSON, è un formato abbastanza leggibile, magari la maggior parte qui conosce XML, XML a me onestamente non piace tanto, è tanto complicato da leggere, magari va bene per una macchina, ma per me un po' di meno. E questo JSON è una possibilità di probabilmente arrivare allo stesso risultato, ma effettivamente di renderlo molto più leggibile. Poi più tardi vediamo anche come creare questa cosa, non è necessario di scriverlo a mano, ma ci sono naturalmente anche dei sistemi che mi generano questo codice. E poi dobbiamo tenere in mente quello che risulta, come qui a destra, process log, no? Qua vedo che un comando di GRASS è stato eseguito, mi dice anche quanto è durato, 0,05 secondi, e mi ha dato un risultato, e la lista dei map set, erano le sottocartelle, qua è ancora più leggibile, che posso guardarmi alla fine, mi interessa relativamente questo risultato e anche fatto per essere leggibile da altre macchine. Noi posso già anticipare, non lo vediamo oggi perché non è ancora pronto, ma stiamo sviluppando un plugin per QGIS per essere in grado di telecomandare Actinia anche da QGIS e così quando io chiedo ad Actinia da QGIS, ok, fammi il calcolo di una certa cosa, Actinia poi mi risponde, mi dà indietro una risposta tipo come questa a destra e il QGIS deve interpretare quello che è scritto e poi magari fammi vedere il risultato. Ecco, allora parliamo comunque di una comunicazione tra le macchine, solo casualmente abbastanza leggibile. Ecco, questo è un altro esempio e qua vediamo un po' il concetto gerarchico delle chiamate REST. Io parto da, la location, era il folder, la cartella principale, guarda per piacere nella cartella che si chiama NCSPM08, significa North Carolina State Plane Metric 2008, è un dataset di esempio che utilizziamo tantissimo nel progetto di GRASS. Qua dentro vai nella sottocartella che si chiama Permanent e fammi vedere come si chiamano tutte le mappe che sono dentro. Ecco, alla fine si vede, io perseguo praticamente il percorso e poi alla fine dico cosa deve fare il sistema. Poi mi risponde, ok, allora ci sono le mappe di, aspetta, non mi ricordo in italiano, ci sono i bacini di
Vabbè, i bacini, poi qualche altra mappa, mappa di modello di terreno e così via. E poi, cambiando la chiamata leggermente, posso dire, ah, va bene, allora voglio vedere la mappa del modello di terreno che si chiama Elevation, è qua, e fa un rendering. Allora dico alla fine del comando render e così mi risponde con una immagine che posso poi guardarmi. Allora, praticamente si legge da sinistra a destra e secondo me è anche abbastanza leggibile, così posso costruirmi le varie chiamate. Sono anche in grado di, qua era get, no? Voglio qualcosa, ricevere qualcosa dalla macchina, get, ma posso anche mandare qualcosa alla macchina. Per esempio, una lista di comandi e dico, ok, mi scrivo in locale. Con un editor, con qualche magia che vediamo dopo, mi scrivo questo file e poi dico ok, Actinia, prendilo, te lo giro e poi fai qualcosa, no? In particolare fai il processing delle richieste scritte qui. Quello che vediamo qui è calcolare la pendenza e aspect di un modello di terreno. Poi, dammi il risultato come un file GeoTIFF, può anche essere un Cloud Optimized GeoTIFF, per esempio, potrebbe essere, se questo fosse una cosa, un'analisi vettoriale, potrebbe essere un shapefile, un KML, un GeoPackage, eccetera, e poi il nome del file che risulta. Ecco. E io giro questo file ad Actinia, fa l'elaborazione, poi ritorna il risultato. E non siamo limitati ai comandi di GRASS, ma c'è molto di più. Abbiamo importer e exporter, è carino perché possiamo dire qui, non, scusate, qui, non mappa in locale, che casualmente è già sul server di Actinia, magari il dataset è in un altro posto, su un altro server. Qua posso aggiungere l'URL del file, tipo server qualche indirizzo .tif e lui me lo scarica al volo e poi fa l'elaborazione. Funziona sia per dati raster, anche per dati vettoriali e così posso praticamente pescare da remoto mentre sto elaborando i dati. Poi, altro che c'è, è possibile di lanciare qualunque script di Python, può anche essere un script di C o Fortran, non importa, qualche eseguibile praticamente o qualche script. E poi abbiamo la possibilità di anche usare dati di GDAL, scusate, comandi di GDAL. Naturalmente c'è Proj per le riproiezioni, c'è Snappy, l'interfaccia Python di ESA Snap, è un software per elaborare dati Sentinel, oppure altre cose. Ok, facciamo un esempio. E proviamo a breve anche a farlo. Curl è un comando, riga di comando, a riga di comando per spedire, cioè fare delle chiamate REST. A proposito, prima di prendere paura, quello che vediamo qui c'è un URL, Actinia Mundialis DE con qualcosa dietro. Effettivamente, se faccio una richiesta su una pagina di Wikipedia o qualunque altro sito, io metto questo indirizzo, dico ok, vai, e questo vai non è altro di una chiamata in HTTP, poi il server mi risponde e mi fa vedere la pagina. E questo qui è solo un po' più raffinato perché effettivamente noi mandiamo anche qualcosa al server di remoto, a Wikipedia mando niente, ma qui sì, e dico ok, prendi il file qui che ti giro adesso e fammi il processamento di quello che è scritto lì. E per autenticarmi devo anche girare qualche utente e password, perché altrimenti sarebbe aperto a tutti e un po' difficile da gestire. Poi io giro, eseguo il comando curl. Poi faccio il polling, vuol dire io chiedo al server, hai finito, hai finito, hai finito? E poi ad un certo punto lui mi risponde e
e mi gira questo JSON che abbiamo visto prima con il risultato. Il risultato è nient'altro di un indirizzo a Kenya Mundialis D, in questo caso, bla 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 bla, qualcosa GeoTIFF oppure shapefile o quello che è. E questo scarico e posso guardarmelo. Effettivamente ho in questo momento fatto una elaborazione da remoto, perché sono qui, il server è di là. Magari dico i dati sono ancora in un terzo posto, qualcosa in locale e poi fai l'elaborazione. E lui fa l'importazione e poi mi fa l'export perché alla fine magari voglio avere i dati in locale, oppure se utilizziamo il modello persistente restano lì e domani posso continuare a utilizzare quei dati lì. In futuro ci sarà anche la possibilità di farlo un web service o GC, stiamo lavorando su questo. Ok, dati Sentinel, l'ho già detto, c'è anche supporto per dati Landsat e dati di Pléiades e altri, quello che volete, foto aereo, eccetera, eccetera. Dentro è anche supporto per Amazon e Google, e qua c'è asterisco, ci sono alcuni vantaggi perché i dati sono lì, alcuni svantaggi perché sono anche cari ed dovete mettere carta di credito, altrimenti non si accede. Io posso dire questo a proposito perché io sono open source, no? Se volete stasera installare Actinia sui nostri server, non è un problema e trovate la funzionalità. Ok, altro esempio con dati Sentinel. Adesso uso il cosiddetto endpoint, si chiama di Sentinel, process, fammi per piacere l'NDVI e questo è l'ID dell'immagine che voglio utilizzare. Lo giro all'Actinia, poi chiedo hai finito? Ha finito, mi dà il risultato e clone c'è il NDVI. Questo è un GeoTIFF, qua vediamo un'immagine, ma alla fine è un GeoTIFF. Ok, poi cos'altro c'è? È possibile di fare export in storage compatibile con S3 oppure Google Cloud Storage. Poi abbiamo la possibilità, lo vediamo dopo, come comandare da GRAS, una sessione di GRAS, come telecomandare Actinia. Questo è anche molto utile per scrivere questi JSON con i comandi, perché GRAS lo regala con un parametro, un flag un po' nascosto e può cambiare un qualunque comando di GRAS in JSON. Possono utilizzare anche gli add-on e ci sono veramente tanti. Abbiamo anche sviluppato una serie di add-on che sono a disposizione sui soliti siti di GitHub. Poi abbiamo lavorato in un progetto di ricerca OpenEO. Lo scopo di OpenEO è di standardizzare i vari backend e avere un'API per elaborare dati satellitari in particolare. Non solo con GRAS, ma ci sono anche RustAMN, ci sono altri software, magari interessante da vedere. Poi abbiamo sviluppato un'algebra di Actinia per fare calcoli piuttosto in parallelo quello che abbiamo fatto vedere prima di elaborazione di un paese intero con tantissime immagini satellitari, che è abbastanza pesante. Qua è interessante di farlo in parallelo e ci sono delle possibilità. Va bene, salto il resto qui. Bene, questo è magari un po' particolare. L'unica cosa interessante, abbiamo qua scritto Outlook, ormai la settimana scorsa lo abbiamo finito. Tutti i comandi, magari quelli che conoscono VPS, OGC VPS sanno che è possibile di ottenere una descrizione di un metodo di VPS. Cosa fai? Qual è il tipo di input? Qual è l'output? Così via. Abbiamo aggiunto la stessa idea in Actinia. Adesso è possibile di richiedere la descrizione anche formale.
dei 500 comandi che sono integrati in una maniera automatica. Lo faccio vedere dopo. Ok, questa era la parte introduttiva. Possiamo dire che Atenea è un progetto community di OSGEO. Qua ci sono alcuni link che vediamo ancora dopo. E visto che è un progetto community, non è una cosa privata di Mundiales, ma è proprio un progetto ufficiale, siamo naturalmente anche interessati a sì, avere suggerimenti, magari codice, idee e così via. Ecco, questa sarebbe la prima parte. Ci sono domande? In questo momento no, adesso sto scrivendo per vedere se qualcuno vuole scrivere, vuole fare qualche Ok. domanda. Bene, allora, ho preparato, non so se lo hai già girato il tutorial, Luca. No, lo giro adesso. Fatto. Allora, nella chat trovate il link al tutorial che voglio presentare. Troppe finestre qui. Allora, faccio così, spero che vada bene. Un po' riorganizzare. Si vede bene o è troppo piccolo? No, si vede bene. Almeno io lo vedo Perfetto. bene. È un monitor abbastanza piccolo, perciò. Vabbè, intanto ditemi se no. Ok, allora, il tutorial. Ho anche qui un po' di una cosa, non voglio dire teorica, ma diciamo un po' di introduzione, probabilmente ci serve ancora, su REST in particolare. Se volete provare queste cose, c'è la lista che avevo anche girato prima, dei software che servono. Effettivamente, visto che parliamo tanto REST oggi, ci serve qualche tool per farlo. Una possibilità è usare curl su riga di comando e un'altra possibilità di usare la estensione di RestMan. RestMan è un software, faccio vedere che... No, serve l'altro browser. Ecco, è così. E qua possiamo scrivere qualcosa, spedirlo e così possiamo comunicare con il server. E qua c'è già la richiesta di password. Faccio vedere a breve, qual è. Marcus, aggiungo un solo che ho visto che per Firefox esiste anche un altro add-ons che si chiama REST Client, che fa le stesse identiche cose di Ok. RESTMAN. Ok, non l'avevo visto, puoi metterlo nella chat? Sì, poi lo aggiungo anche nella documentazione. Ok, se fai tu non Sì, faccio io, vado io. sto Posso rispondendo farlo anche mentre al passiamo. volo perché c'è anche un po' di cloud dietro questo tutorial. Va bene, allora, REST Client è una cosa e poi se riusciamo ad arrivare alla parte di ACE, si chiama Atenea Command Execution, ci serve anche un po' di software per quello. Devo dire, non sono riuscito a farlo funzionare su Windows e Python dovrebbe funzionare, ma il sistema di installazione non è ancora in grado di pescare codice o un pacchetto da un repository non standard e per il momento lo abbiamo sotto GitHub Mundiales, ma non su GitHub Grass. Non so quanti utenti con Windows sono qui.
Vediamo dopo. Intanto possiamo divertirci con il REST man oppure REST client. Poi QGIS per guardarsi qualche mappa, può anche essere Saga o GA stesso, non importa. Per quelli che utilizzano Windows, c'è OSGeo for Windows e per trovare i pacchetti di Python, come detto, per oggi credo inutile, ma andrò a aggiornare, appena capito come si fa, andrò a aggiornare il tutorial qui. Per utilizzare questo tool di ACE anche su Windows. Su Linux non c'è problema, su Macintosh credo che sia nessun, che non ci sia un problema. Va bene. Allora, warming up abbiamo quasi fatto perché abbiamo visto questa presentazione. Poi andrei avanti con la parte perché cloud computing, magari perché anche per risparmiare un po' di minuti. Possiamo anche saltarlo, lascio a voi a guardarvi questa parte. Effettivamente tutti quanti che sono qui hanno almeno la sensazione che cloud computing sia utile a qualcosa. E poi possiamo subito andare avanti con Actinia. In generale, questa parte ho già detto, e andiamo avanti con i componenti di Actinia. Actinia consiste da alcuni componenti, uno è il sistema Core, Actinia Core si chiama, che praticamente, sì, la prima parte, qua si vede in questa figura, Actinia Core è qui, e Actinia Core funziona anche senza il resto, non è necessario avere i plugin e optional. E cosa c'è? È anche una cosa recente perché questi due sono stati pubblicati la settimana scorsa. Invece quei due esistono già da 2 anni o qualcosa. Cosa fanno? Se io giro una chiamata, un comando ad Artinia tramite REST, arriva in core e poi il core guarda cosa deve fare. E c'è la possibilità di creare anche metadati. Questo è sempre un bel tema perché spesso mancano. In automatico e poi per andare verso la registrazione in automatico in GeoNetwork. GeoNetwork è un software per gestire metadati. Volendo, abbiamo un GeoNetwork in giro che è sotto a datamundiales.de e ci sono già dei dataset anche scaricabili. Quello che abbiamo visto prima è anche registrato qui e noi stiamo a aggiungere altri dati. Sono dati pubblici, naturalmente. Va bene. La questione è, io faccio un calcolo, ma adesso come arrivo ad un dataset registrato in GeoNetwork a questo serve questo metadata plugin. Poi abbiamo già detto prima la possibilità di autodescrivere tutta la funzionalità di Actinia. E poi utilizzarlo in un'interfaccia web, per esempio, potrebbe essere anche magari quello che ho detto prima, interfaccia come il processing di QGIS, avere un'interfaccia in QGIS verso Actinia, che si fa uso di questa autodescrizione per farmi un elenco della funzionalità, o magari in futuro un modello grafico per crearmi graficamente in un browser questi comandi. Questo a proposito abbiamo sviluppato già in OpenAIO, magari andiamo avanti con lo sviluppo qui. Poi c'è un pacchetto per fare analisi di statistica, statistica zonale e altre cose del genere. E poi alla fine il plugin per leggere i dati Landsat, dati Sentinel e così via. La maggior parte è stato qua dentro, in core. Il codice era un po' pesante e così abbiamo deciso di splittarlo. Qua nell'elenco qui c'è ancora una descrizione di nuovo. E poi naturalmente anche l'accesso al codice sorgente che è su GitHub. Bene, altra funzionalità avevo già raccontato.
il modello di come salvare i dati permanente o volatile anche. Load balancer idem. Ecco, e effettivamente è quello che bisogna sapere un po' della architettura. Marcos, Vedendolo. scusa, una domanda. Nel caso dello storage persistente, le 24 ore passano dalla fine dell'analisi oppure ogni 24 ore? Cioè c'è il rischio che magari uno finisca l'analisi qualche minuto prima che giri lo script? No, no, dovrebbe essere alla fine dell'analisi, altrimenti è un po' triste. Ok. Allora, quando cioè, posso verificarlo, oppure tu, è open source, comunque faccio anche. Finisci la, diciamo, l'Actinia finisce, ti mette a disposizione il risultato e inizia a contare i minuti, vuol dire diciamo, 24 ore. 24 ore. E Ok. poi finisce. Dovrebbe essere così. Di solito è così, ti arriva il risultato, te lo prendi, va bene. No, magari non vedi che ha finito e tu torni solo 3 giorni dopo e in questo caso no, è un peccato perché non c'è più. Allora bisogna un po' pensare come fare i conti. Questo è Certo, vero. certo. Allora, questo è una cosa non per fare impressione, ma solo è un sistema reale. Abbiamo delle parti qui dati esterni perché vogliamo analizzare qualcosa. Magari ci sono anche dati in locale che sono lì. E poi ci sono i vari nodi che mi fanno il processamento. Fra un certo futuro ci sarà, spero, anche una integrazione con GeoServer, così possiamo in automatico mettere in disposizione. A disposizione il risultato come VMS, per esempio. Il core è qui che gestisce tutto ciò. E poi c'è GDI che mi fa metadati, job management e cose del genere. Template management dovrei cambiare, è appena stato pubblicato. Poi interfaccia OpenEO, interfaccia REST e Actinia, quello per telecomandare da GRASS Actinia. Come vedete, ci sono un sacco di possibilità e secondo me basta per il momento sapere questo. Poi, deployment. Deployment significa bello avere il software, ma se non gira non fa niente. E abbiamo cercato di integrarlo bene con il cosiddetto CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery dovrebbe essere, credo. Vuol dire tutto ciò diventano script, configurazione, eccetera, eccetera. Lo metto nel repository come GitLab o GitHub. Poi dico, ok, creami tutto quanto che abbiamo visto qui e dopo, non so, un certo tempo ci sono tutte queste istanze. Le macchine partono, vengono automaticamente installate, ma magari, non so, GeoNetwork installato in automatico, GRASS, PDAL, quello che serve. E così tutto quanto che vedo qui nel diagramma qui. Mi crea da un repository scritto come un testo. E se una delle componenti riceve un aggiornamento, tutto il deployment verrà fatto in automatico. E questa è una cosa che utilizziamo da 2 anni, 2 o 3 anni, è molto carino perché alla fine il rischio, se, anche se una macchina o un nodo va giù, viene automaticamente sostituito con un nuovo e tutto quanto rimane in piedi senza problemi. Ok, se non ci sono domande, andrei avanti con un po' di REST. Vai pure, Marcus. Ok, e poi solo per orientamento, qui a sinistra vedete il programma, abbiamo dopo la parte di REST. Facciamo i primi passi con RESTman, e
poi guardiamo un po' più in dettaglio cosa c'è nell'API, poi possiamo utilizzare, comandare Actinia da Grass e volendo, diciamo, sì, scritto qualche esercizio da provare. Vediamo se arriviamo, ma comunque nel materiale dovrebbe esserci. REST. REST è una cosa che io personalmente non conosco da tantissimi anni. Per me è stato tutto bello nuovo. Quando ci siamo avvicinati a Actinia e questi concetti di cloud, me lo sono studiato un po'. Non sono il super esperto, ma non è neanche un problema perché alla fine, sì, con un minimo necessario si possono fare tante cose. Cosa bisogna sapere? Come esempio, avevo già usato, io apro una pagina web, no? Scrivo qui qualcosa di Wikipedia, no? Adesso ho mandato una richiesta e ho detto al sistema, ok, fammi vedere la pagina principale. È una richiesta. Non pensiamo tanto, ma lo è. E il resto non è molto diverso. Alla fine, io mando una richiesta al server di Actinia e lui idealmente mi dà una risposta. Alla fine, per mandare questa richiesta, servono quattro parti. C'è una cosa che si chiama endpoint, un header. Opzionalmente ci sono dati che mando e anche, dico anche cosa deve fare il sistema. Questo endpoint, non so se ci sono traduzioni in italiano, io non ho, onestamente non ho cercato, intanto lo lascerei in inglese. Allora, una richiesta. Qua un esempio, voglio vedere i repository che sono i miei su GitHub. E c'è una richiesta qui e poi voglio anche che vengano messi in ordine alfabetica. Ecco, adesso mi torna. Potete pure cliccare sul link se avete aperto il manuale, magari un po' grande. Questa è la risposta di GitHub. GitHub ha una interfaccia, un'API, per quello che il server si chiama API. E chiedo, vi ricordate, ho detto location, cartella di progetto, map set. E così via. Qua dico, ok, voglio sapere qualcosa di un utente. L'utente si chiama così, e endpoint si chiama repo. Fammi vedere il repository che ha questo utente. E come opzione voglio sort by pushed. Vabbè, non importa. E adesso qui vedo le richieste, le risposte. È una lista abbastanza lunga. E qua dentro posso navigare. Tipo il mio fork digitale, no? E qua sono andato, è entrato. Posso vedere quanti follower ci sono, non è che sia importante, della mia fork digitale, no? E lui mi fa vedere da qualche parte, ecco la lista dei follower che stanno seguendo questo fork, apparentemente. Ok, torno indietro. Header e body. Header serve sempre e body è optional. Body è praticamente qualcosa che giro al server. Poi ci sono i metodi della richiesta. C'è get, chiedo di ricevere qualcosa, dammi qualcosa. Post, io giro qualcosa al server. E poi c'è anche put. Per sostituire qualcosa o creare una nuova risorsa, invece qua per cambiare oppure aggiornare una risorsa, non è esattamente la stessa cosa. Oppure magari voglio cancellare qualcosa sul server. Ho fatto un calcolo, il risultato non mi piace, inutile tenerlo lì e dico ok, dai, cancellalo via. Poi il server, ci sono i codici per ottenere delle risposte. Response per spiegare le risposte precisamente. Response codes.
andiamo di nuovo su Wikipedia qualcosa e scrivo, anzi, andiamo sul sito di Grass. Bellissimo sito di Grass a proposito, è neonato dopo tanti anni e è diventato molto bello. Se scrivo dietro qualcosa tipo bla, probabilmente bla non esiste, ecco. Il server mi risponde, ma non c'è. Se guardate bene, nel titolo è scritto 404, lo avete già visto spesso, page not found. Questa è una risposta codificata. E qui. E ci sono altri stati, 200 è tutto a posto, 404 non c'è, 401 c'è ma non ti lascio toccare, oppure 500 serve andato in tilt. In tilt non è completamente in tilt, ma la richiesta non è andata a buon fine. Magari c'è un errore di grammatica o qualcosa del genere. E di sintassi volevo dire. C'è anche qui una pagina che spiega tutti i codici, ma sono i quattro importanti, insomma. Poi, il formato JSON, perché abbiamo già visto prima, JSON è importante. JSON si chiama JavaScript Object Notation. È un formato, qua c'è una spiegazione grafica, no? Elementi vari, non voglio andare in dettaglio. C'è array, per esempio, valori di vario tipo, stringa, numero, array dentro e così via. Vabbè. Il link c'è qui, a chi interessa. Ok, adesso c'è la questione, come posso ottenere questo JSON? Magari non lo voglio scrivere a mano. Allora, devo prendermi, voglio far vedere questa parte. Ok, devo andare 3.000 comandi indietro. Sono entrato in Grass, non è necessario adesso replicarlo, io lo faccio vedere, magari è meglio così. Questo è un comando di Grass che voglio eseguire. Cosa fa? Dalla parte dei dati vettoriali mi creerebbe un buffer attorno alle linee, in questo caso, che do qui, sono la rete stradale. Il risultato devo dare un nome, tipo road buffer 10, sono 10 metri perché siamo un sistema metrico in questo caso. Lo so perché conosco il dataset. E se aggiungo meno meno JSON, e questo funziona con qualunque comando di Grass, me lo dà in JSON. Fa niente, non esegue nulla, ma me lo presenta così. Ecco, ho ottenuto il JSON e questo potrebbe essere la prima parte di una processing chain. E la struttura come funziona? Il modulo. C'è un ID con un numero a caso. Qua definisce quali sono gli input, parametri, e come si chiamano gli output, oppure solo uno. Adesso è curioso perché qua ho detto un input, ma come mai ci sono di più? Il motivo è semplicemente che il VBuffer ha alcuni setting di default. Layer, per esempio, default meno uno. Oppure type, tipo punto, linea, area, sono tutti attivi, e così via. E come vedete qui, tutti attivi corrispondono. Ok. Bene, questo è il formato JSON. C'è anche un linting. Cosa vuol dire linting? Allora, magari è facile fare un errore, manca una virgola, qualcosa del genere. C'è questo, ci sono altri sistemi qui, no? Valid JSON, posso cliccare su validare. Adesso rubo questa virgola perché mi sono dimenticato.
Ecco, lui mi dice, c'è un problema. O mi dai una virgola, ma oppure non posso continuare. Ho trovato parentesi aperta. Ok, aggiungo questo. Ah, tutto a posto. No, allora, questo JSON linting è utile quando qualcosa non va e quando in particolare questo JSON non è scritto è stato scritto a mano anziché autogenerarlo con qualcosa. Ok, adesso vorrei presentare, diciamo, fare a voi idealmente un po' di esercizi molto facili. Barba trucco, se prendete questo in Ctrl C, allora copia. E poi aprite questo indirizzo qui. Ecco, è fregato perché mi sono già autenticato. Allora proviamo qui. No. Scusate. Ecco. Demo user. E qua la password di prima. Sono, magari sì, vabbè. Ok, cosa vedo? Vedo una risposta in JSON e lui, come richiesto, fammi vedere i location che ci sono qui. Mi dice allora su Artinia Mundialis DE ci sono tre location: una Lat-Long, una ECAT. ECAT è un dataset europeo con dati climatici. Questo è solo un subset a proposito, per giocare un po'. E poi c'è North Carolina, perché chi non conosce rasworld.org, è scaricabile sotto download sample data, non è necessario in questo momento, comunque il dataset è qui e l'abbiamo messo sul nostro server di Artina. Perché questo? Perché avere la possibilità di, diciamo, di riutilizzare anche cose esistenti, anche per paragonare e così via. Ok, allora spero che tutti quanti interessati abbiano visto, questa parte. Se devo spiegare qualcosa, ditemi. Ma per ora non c'è Adesso. nessuna domanda. Ok. Non, inutile essere timidi, no? Basta chiedere. Ok. Dopo proviamo la cosa con curl, ma in questo momento direi proviamo con restman, la stessa cosa. Allora, restman, io mi prendo questo, lo metto qui. Mi sono autenticato prima e vediamo la stessa cosa. Ricordatevi, ho detto che ci sono i body. Adesso il body è tornato a me dal server. Giusto? Nel header ci sono informazioni come quando è stata eseguita la richiesta, il tipo di il formato di data, è un JSON, quanto lungo è, altre cosette. Ecco, e nella response, nel body, c'è la risposta che interessa a noi. Bene, ok. Faccio un attimo vedere la stessa storia in riga di comando. Niente paura per quelli che non l'hanno mai visto. Ah, devo, ah, ok. Allora, riga di comando, io esco da Grass. Riga di comando pulita. Dobbiamo in qualche maniera dire anche alla riga di comando come ci chiamiamo, demo user, e quale sia la nostra password. Una possibilità, anche per facilitarci la vita dopo, è salvare questa informazione in una variabile e poi utilizzare questa variabile anziché scrivere tutto quanto ogni volta.
Allora, io copio questo qui. Ok, funziona. Poi l'altro. Funziona anche. Come vedete qui ho aggiunto anche, perché la notazione di curl meno u come utente e poi nome e password, l'ho aggiunto già nella variabile qui. Ecco, e adesso prendo curl. Curl utilizza questo out. Out contiene meno u, demo user, così via. E l'attinia è qui, che è il nome del server. E poi quello che voglio aggiungere. E voilà, vedo il risultato. Poi, più in avanti, uso un comando che si chiama jq. jq è un comando per abbellire un po' l'output di JSON. E questo pipe qui, si chiama pipe questo carattere, fa niente altro di girare l'output del primo comando, sarebbe questo, come input del secondo. Allora, fatto. E lui mi fa vedere lo stesso risultato che vediamo anche qui, solo in una maniera un pochino più leggibile, con bei colori e anche ordinato, non in una singola riga. Una riga corta come questa riesco ancora a leggere, ma dopo vediamo una alcune piuttosto lunghe. E più, quasi subito, perché adesso facciamo un altro comando. Allora, curl di nuovo, autentificazione, prima come metodo get, io voglio qualcosa dal server. Server si chiama così, dico ok, vai nelle locations, vai in particolare in quella di North Carolina, e fammi vedere quali mapset ci sono. Adesso vedete, perché ci sono alcuni, l'output è già poco leggibile, almeno per me. Aggiungendo questo JQ e informazione per gli utenti di Windows, sì, è possibile installarlo anche lì. Ci sono due possibilità che ho messo nella sezione di software. Una si chiama, ci sono magari di più, ma una si chiama Git Bash, ma non ho trovato come installare JQ, e l'altro si chiama MSys2, si installa come installer setup XX, e poi dentro, essendo nel terminale di MSys, c'è un programma, si chiama Pacman, che mi permette di installare JQ. E a questo punto posso esattamente lanciare questi comandi come qui. Allora, cosa ho fatto? Ho detto a JQ, ok, prenditi l'output del curl. Curl mi dava questa cosa poco leggibile e lui me l'ho riformata. Adesso vediamo ben leggibile, data di oggi, la server time è un'ora indietro. Ecco. Il path è praticamente quello che ho cercato di eseguire. E questa è la informazione importante. Processing successfully finished. Se non c'è successfully finished, 200, ci ricordiamo i codici, magari c'è un 4401, significa non puoi accedere alla risorsa perché non è la tua. Sarebbe scritto qui. Ok, e adesso vediamo cosa ha fatto in verità, perché ho detto a lui fammi vedere la lista delle sottocartelle. E la lista delle sottocartelle in GRASS è praticamente il comando gmapsets, familiare a quelli che sono già familiari con GRASS. Gmapsets meno L. E lui me lo stampa e me lo gira in due gusti, uno è standard out, tutto attaccato con un new line indietro, oppure un po' messo leggibile. Numero di passi 1, perché ha fatto un singolo comando gmapsets.
Quando si tratta di processing chains lunghi, per esempio, noi abbiamo alcuni che girano anche per 2 settimane, perché stiamo facendo una classificazione di dati ortofoto a 10 centimetri di risoluzione di un'area di, che ne so io, 600 chilometri quadri. Anche il cloud non significa veloce, il cloud significa possibile. Ok? Allora questi step sono magari 24. E così posso ogni tanto chiamare, informarmi. Qua c'è il link di sotto che apro adesso. No, vedo effettivamente la stessa risposta, ma se il processo gira ancora, mi fa vedere, ok, sono in processing ongoing o qualcosa del genere scritto qui, e vedo cosa fa attualmente e qua vedo numero di passi, magari 24, e siamo al 12° passo. E così posso pensare, 12, ok, magari dopodomani ha finito, perché non ogni passo dura necessariamente come è lungo come l'altro. Non so se è stato chiaro questo. Alla fine, cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto al server, eseguimi questa cosa, e lui mi dà la risposta. Ok, torniamo ai basics. Avevo già anticipato adesso un po' di quello che segue sotto. Restman abbiamo visto, curl abbiamo visto e potete provare un attimo anche questi altri endpoints qui, list of data. C'è anche un elenco che ho messo qui, magari lo sposto ancora. No, North Carolina Data, cosa c'è dentro? Lat-Long, cosa c'è dentro? Questo, ok. Questo non è aggiornato. Abbiamo rifatto il server recentemente e non ho ancora finito aggiornare i dataset. Ok, guardiamoci la lista dei layer, è abbastanza banale perché ci sono Landsat 5 dentro. Lui ha fatto all'interno di Actinia, ha lanciato un comando glist, dammi la lista dei dati, singolo passo, facile. E poi c'è anche la possibilità, ok, ho visto nell'elenco ci sono una serie di mappe, vorrei sapere qualcosa di una mappa particolare. E la mappa Landsat 5 dei 87, canale 1. Tecnicamente è un R-info di Grass, dammi la informazione di una mappa raster e lui estrae questa parte e poi me lo fa vedere. No, vediamo che questa mappa di Landsat 7 è stato nel remoto 2007 è stato importato con RNG-DAL, è così bello anche di essere in grado di tornare indietro anche di tanto tempo e vedere come sono stati creati i dati e vediamo che il dataset stesso è dell'ottobre 87 e noi per esempio facciamo sì, delle analisi interessanti per carbon credits per esempio per capire come era lo stato del paesaggio 20 anni fa. Come si fa a accedere ad oggi? 20 anni fa si può accedere non con Sentinel perché non esisteva ancora, ma fortunatamente con l'archivio di Landsat. In Grass abbiamo anche supporto per Landsat e così è un add-on, o un set di add-on. È possibile di aggiungere questo add-on qui in Actinia e usarlo direttamente. Allora, dati vecchi non sono necessariamente dati noiosi, ma sono piuttosto interessanti perché con analisi di serie temporali che vediamo dopo, è possibile di proprio andare indietro con il tempo. Ok, detto questo, possiamo andare avanti e vedere cosa c'è allora in Actinia come funzionalità. E la cosa più facile è guardarsi la documentazione. E c'è un elenco di temi che si trovano qui.
In questo momento la raccomandazione viene generata in tempo reale, per quello ci vuole un secondo, e con ogni redeployment di Actinia sul server, perché magari c'era un aggiornamento, questo sistema vede la documentazione attuale. Alla fine la documentazione non è altro che un JSON, e entrando qui posso vedere la descrizione di tutto ciò, come funziona API key, la descrizione qui, create an API key for permanent authentication, bla bla bla. Ok, poco leggibile, per quello ci sono fortunatamente i sistemi che fanno rendering un po' bellino. Ok, entro a caso in processing, per esempio, e vedo, aha, c'è un endpoint, si chiama execute a user-defined process chain in an ephemeral location map set. Cosa vuol dire? Eseguire una process chain, allora una serie di chiamate definite dall'utente, che sono io, che siete voi, in stile volatile, vuol dire dopo 24 ore in shows non ci sono più. Più in giù c'è anche una cosa simile con dati persistenti. Ecco, e così potete guardare, magari non adesso, ma più avanti, c'è tutta la possibilità, ci sono tutte le offerte che dà in particolare Grass, ma c'è anche di più. Perché se guardate bene, c'è endpoint, get a list of Grass modules, no? Eseguendo questa parte qui, vabbè, potrei farlo, poi vediamo 500 risposte. Ma ci sono anche altre possibilità, per esempio Actinia modules, che non sono Grass modules, no? E qua dentro può essere praticamente qualunque cosa. Scrivendo qui qualcosa tipo Sentinel, lui mi fa subito vedere cosa c'è. Per esempio, NDVI, c'è l'endpoint che mi calcola l'NDVI, qua ci sono gli esempi, e qua vedo che deve essere una chiamata post. Ricordiamoci, qui avevo fatto get, no? Poi vediamo come si fa un post, sia in RESTman sia in curl. E poi aggiungo questa parte qui. E product ID è il nome dell'immagine di Sentinel, tipo Sentinel 2A, livello 1C, la data, cos'è, la zona UTM, eccetera. Bene, basta dirlo lì e lui gira. Ok, come catalogo abbiamo possibilità di, cioè, mettiamo solo le cose interessanti per adesso, analizzare dati satellitari, processamento qualunque, che è già interessante, raster management, vector management, e questo è space-time raster datasets, che sono praticamente, non so se si dice in italiano, cubo di dati, allora una serie di mappe che sono una sopra, non necessariamente, ma tipicamente una sopra l'altra, per esempio ho una zona, prendo una Sentinel al mese, allora mi dà 12 mappe una sopra l'altra, e qua c'è l'asse del tempo, e posso calcolare l'andamento del NDVI con il tempo. E dico ok, usa da data a data, endpoint NDVI, vai. E dopo magari non mi interessa tutto, allora prendo un vettoriale e faccio un taglio della zona che mi interessa e mi faccio le statistiche zonali che esistono anche. Vabbè, GeoNetwork già detto, Parker User Management e così via. Lista dei endpoint ho già fatto vedere. Stile JSON. Oppure diversamente. È anche possibile avviarlo su riga di comando,
qui ho aggiunto no progress meter, che è niente altro di non farmi vedere questa parte qui, quanto è durata la richiesta, un secondo in questo caso. No, boom, c'è. Allora, per un bellissimo copy-paste, no, è anche utile averlo qui. E dipende se piace più da browser, da riga di comando, c'è tutto. Ok. Allora, adesso possiamo andare avanti un po' con gli esempi di curl. Oppure uguale in RESTMAN e più o meno la stessa cosa, basta copiarlo nel posto giusto. Oppure magari, non so, se Luca ha voglia di farlo vedere su RESTMAN, è anche un'opzione. Sì, posso farlo vedere. Poi allora, Marcus, tra un po' facciamo una pausa magari? Sì, allora io guardo adesso, siamo... aspetta, il programma dove siamo? Qui. Allora, i basics erano qui. Possiamo anche, prima di andare avanti con questa parte, fare una pausa come preferite voi. Sì, dai, che siamo più o meno a metà, magari ci fermiamo un attimo. Sì. Ok. Federico, Stefano, di solito cosa fate? 5-10 minuti di pausa? 10 minuti facciamo? Sì, come preferite. Posso fare una domanda stupida? Non Vai. Ci sono le domande stupide, certo. Potete dire anche di no, ma nel senso che questa è praticamente l'elevazione a potenza del VPS, insomma. Sì, probabilmente sì. Non sono molto familiare. Per essere sincero, io ho saltato la parte VPS e sono andato subito qui. Cioè praticamente metti a disposizione, quando dicevi GRASS as a service, effettivamente... Sì, e non proprio... solo GRASS, non è limitato su GRASS, può essere qualunque comando. Noi abbiamo messo dentro anche altre funzionalità, almeno per i nostri clienti, ogni tanto lo pubblichiamo, non è limitato a GRASS, può essere qualunque ex... L'altra domanda è questa... È effettivamente difficile, complicato, metteteci l'aggettivo che volete, fare un deployment a casa propria? Se è cioè ci vogliono competenze di un certo livello? No. Allora, posso far vedere dove sono? C'era, credo, anche, spero, anche il link. Allora, su GitHub, Actinia, qui... questo è il GitHub di Actinia Core, va bene? Sì. C'è anche la landing page Actinia Mondiales DE e qua ci sono i link, anche gli esempi. Ma questo è il codice sorgente. E sotto doc, allora qui c'è anche un po' di testo, si chiama installation. Lo metto nella chat. La cosa facile, piuttosto facile, è fare un Docker pull, perché noi compiliamo in tempo reale su Docker Hub, l'Actinia. Ok. Ah, a proposito, non l'ho detto, è anche sulla OSGO Live. Ah. Ma probabilmente è più divertente installarlo tramite Docker. Ok, allora, Docker pull, Actinia, e poi c'è. Ok. That's all. Grazie. Una domanda io, scusate, posso? Prego. Prego. Ciao Marcus, sono Ivan. Ciao Ivan. Ciao. Senti, grazie innanzitutto perché è veramente interessante. Torno sulla questione installazione. Cosa deve stargli sotto però? Cioè nel senso che mettere questo strumento che è estremamente potente su una macchina, anche un server singolo, per quanto potente, immagino un server con 32-64 processori, una roba del genere, probabilmente limitante per uno strumento di questo tipo. Cioè voi avete sotto probabilmente un sistema di cloud che
che distribuisce le risorse su più macchine, immagino. Non ti sentiamo. Marcus. Ecco. Ah, okay, adesso va? Sì. Curiosamente ogni tanto probabilmente Zoom dice che sto parlando troppo, è possibile. Devo un attimo trovare... Eccolo qua. Allora, io entro adesso nel server. Adesso siamo sul server di Actinia, quello che usiamo oggi intanto, non ci sono di più. Vediamo quanti CPU ci sono, perché non lo so. Allora, 16. È un server abbastanza normale. E la RAM? Vabbè, un po' di più del solito, ma... 100 giga. Ma 100 giga perché è un sistema di test. In verità, se guardate bene, adesso vi faccio vedere cosa gira. Ci girano un sacco di istanze. Allora, questo è per un progetto, questo per un altro progetto, questo è il server che utilizziamo adesso, e poi c'è ancora una parte di sviluppo. Allora, ci sono quattro istanze di Actinia, anzi, c'è un'altra ancora, 5 istanze di Actinia che girano in parallelo, e ogni istanza di Actinia ha più worker, ok? Così, alla fine, se... Facciamo una cosa nerdissima e guardiamo quante istanze girano, perché non lo so. Ups, volevo fare VC-L. Allora, io conto, sono 22 istanze di Actinia che girano su questo server. Sì. Il server precedente era un 32 giga 4 core, magari, per 2 anni. Dipende dal budget effettivamente. Ok, quindi non avete un sistema di cloud sotto che vi consenta di fare sharing di risorse tra più server? Cioè, sì. Immagino. No, cioè, non posso farlo stack, vedere perché non posso. Sì. Sono di nuovo. Ok, no, c'è. No, abbiamo un server a Kubernetes, ma non posso accedere da qui perché non ho la VPN giusta. Il Kubernetes, e non so se lo conoscete, c'è un altro sistema OpenStack. Alla fine ci sono più macchine che comunicano tra di loro e noi facciamo il deployment di Actinia come cosiddetto pod. Non si chiama Docker Container, ma si chiama pod. Alla fine è la stessa roba, più o meno. Okay. E noi diciamo, ok, vogliamo, non so, 20 istanze, lo diciamo al Kubernetes e poi diciamo che okay, arrangiati, fallo. E effettivamente quello che fa il Kubernetes, c'è anche un software, si chiama Rancher, non so se lo conoscete. Ok, posso farvi vedere la pubblicità perché login potrei averlo, ma non voglio entrare adesso. E Rancher è un altro software che permette di creare il cluster Kubernetes. Allora, prima installo Rancher, poi in Rancher dico graficamente, probabilmente non l'ho mai fatto, non posso dirlo, Rancher Kubernetes. Magari c'è una immagine. Sì, esatto. È più o meno così, come non so se lo vedete qui. Ok, pagina a caso. Si presenta così. No? C'è il Rancher e qua posso dire, ok, io voglio 3 nodi, gusto Kubernetes, o 5 nodi o quello che è, e poi pensa a lui. E poi dico, ok, dentro voglio avere il deployment di Actinia, ecco il config file, il Docker file, credo che sia, oppure Helmchart, adesso non so se si usa Docker o Helm, onestamente, non so dire, perché noi utilizziamo entrambe le cose, dipende dove siamo. E effettivamente una descrizione dice, ok, codice sorgente è qui, poi vogliamo i 3 add-on di Grass aggiuntivi, poi vogliamo ESASNet,
no? È un file ASCII, e lo diamo a lui e lui ci mette in piedi i tre nodi, casualmente tre anche qui, i tre nodi di Actinia, e poi girano. Il Rancia mi fa vedere come sia l'utilizzo, il CPU, il RAM e quante possibilità ci sono. Magari ci sono, arrivano in un momento 50 richieste, allora possiamo dire autoscaling. Se ci sono le risorse fisiche, permette di aggiungere altri nodi di Actinia in automatico. E quando non vengono usati, magari per un'ora o due ore, vengono spente da soli e lui si autoriduce. Non so se sono stato chiaro abbastanza. Chiaro, chiaro, grazie Marcus. Grazie. Allora, Rancher è una cosa da guardarsi, e poi, Kubernetes, sì, Kubernetes, insomma. Guardarsi che c'è... Scusate, solo una cosa, poi finisco. Qua su... abbiamo un Helm repository, anche su GitHub, Munialis Helm repo, e magari utile per capire un po' come funzionano, come si scrivono queste cose. Qua c'è un template, non sono molto familiare con Helm, devo dire, non ho idea, ma c'è, vedete qua, configurazione, così via. Prego, c'era una domanda. Ma, io volevo aggiungere una cosa, magari a quello che diceva prima Stefano. Quello che sta avvenendo a livello di OGC è un po' quello di passare tutto su REST, nel senso che i nuovi standard si baseranno su REST. Se guardate le OGC API, sono tutti i servizi che andranno a sostituire i vari VMS, VFS, VPS, e si basano tutti su REST. Ma Marcus, voi avete dato un po' un'occhiata a come potrebbe entrare Actinia dentro i vari OGC API process server? Sì, stiamo valutando questa cosa in questo periodo. Ma vi richiederebbe tante modifiche rispetto allo standard? O... Vuoi sentire questa... Quella ragazza lì, ok. Carmen, probabilmente lei sa di più rispetto a me. Io sono un po' più sull'analisi dei dati, sì, di sì. Meno su interfacce e deployment. No, ma una opzione è, se volete, se avete delle domande, in fondo qui, about the trainer, c'è il mio indirizzo email, potete contattarmi. E poi, se non so la risposta, giro la domanda a quello che sa. Grazie, grazie. È affascinante sta cosa. Devo dire che mi si è aperto un mondo. Vediamo se... Bene, direi che facciamo 10 minuti di pausa, sì, e ai 15, dai, 7 minuti ai 15, sì. Ricominciamo. Okay. Ok, grazie, a dopo. Post coffee, sì. Io capisco se è abbastanza nuovo per alcuni partecipanti qui, è normale. Allora, domande sono benvenute. Sì, anche domande che potrebbero sembrare stupide, cioè siamo qua apposta per rispondere. Sì, andiamo avanti. Allora siamo qui, in hands on.
No, anzi, summary abbiamo fatto. Luca, vado avanti? Direi di sì. Ok, allora una cosa che non ho ancora fatto vedere in dettaglio, credo. Abbiamo visto la lista abbastanza lunga delle possibilità e i 500 comandi sono anche un po' di più, che avevo menzionato prima, non sono nell'API. C'è solo un entry che l'endpoint si chiama che si chiama modules, e chiamandolo c'è l'elenco, no? Non è naturalmente documentato in Attinia perché sono comandi di Grass, per esempio. Ok, leggo il commento? No, non mi va bene. Va bene. Ok, allora, la lista dei endpoint abbiamo già visto. Endpoint era la possibilità di capire cosa posso chiedere al sistema. No, location, che era progetto, sotto cartella, e poi cosa vogliamo fare. Tipo importare un Landsat. Magari qui si vede meglio. Importare un Landsat, oppure processamento asincrono, questo poi devo ancora spiegare, credo. Oppure sapere qualcosa su metadati, eccetera. Ah, vero, adesso mi sono onestamente scordato che abbiamo apparentemente anche correzione atmosferica per Landsat dentro. C'è il catalogo proprio enorme che non sono in grado di ricordarmelo. Ok, list of supported modules. Se clicco su questo, vedo success. Che bello. Adesso posso aprirlo qui e vedo una lista enorme. E vado in fondo, sono 511. Prendo una a caso, sarebbe la 42, credo. Ok. Identifies geographic something in display coordinates. Associated with point, no? Questo è un display command. Il display command non ha tantissimo senso in questo contesto, non l'abbiamo filtrato via, ma comunque sì. Ok, vedo la domanda se si possono usare gli add-on di Grass. La risposta è sì. È anche possibile installarli da remoto. Non credo che sia possibile con l'admin user, ma dovrebbe essere dopo nell'esempio. Nel codice dovrebbe essere, nel tutorial, scusate, dovrebbe essere descritto come si fa. Autorettificazione. Prendo qualcosa a caso. Statistica. Dati di compressione. Importazione da un VMS. Per esempio, questo facciamo spesso. Noi avevo già detto che stiamo in azienda stiamo facendo classificazione di dati ortofoto, e anziché in più o meno qualunque posizione o area del paese, allora non è fattibile avere una copia locale dei dati a 10 centimetri di un paese intero. Fortunatamente c'è un servizio web, purtroppo non pubblico, ma almeno c'è il servizio web dove noi possiamo accedere. E possiamo estrarre al volo dalla zona dove stiamo facendo l'analisi, possiamo estrarre gli ortofoto tramite VMS. E abbiamo migliorato RNVMS in Core Grass così che è possibile di tenere anche, diciamo, il server deve offrirlo, ma tenere separatamente i canali RGB e anche infrarosso se c'è, e poi fare classificazioni con Actinia. Così in locale non mi servono dati, vengono tutti pescati da remoto o con l'importa che avevo menzionato prima, dove dico l'URL e lui scarica la mappa. Funziona anche lo scaricamento di solo una parte,
Oppure con RNVMS o VNVFS, eccetera. Ok. Giusto per completare, abbiamo anche la possibilità di farlo su riga di comando. Partiamo prima così, lui mi dà tutto il JSON che abbiamo visto prima, oppure io posso aggiungere questo formattatore di JSON, JQ. Ci sono anche altri, c'è uno che si chiama JSON, anziché JQ, che è abbastanza facile da usare. Questa sintassi io la trovo un po' strana, ma pazienza. Io faccio copy-paste e finito lì. E mi estra questo che abbiamo visto prima. Faccio magari solo l'estrazione del path e qua vediamo adesso una parte del JSON, ma quello che volevo vedere veramente era ancora di meno. Adesso non lo trovo perché... Ecco, no? Endpoint, Sentinel-2, process, NDVI, nome dell'immagine, satellite algorithm, la sezione, la tag, NDVI computation, bla bla. Qua è anche scritto minimum role user, perché non tutti gli algoritmi sono disponibili a tutte le persone. Dobbiamo ricordarci che se qualcuno lavora, cioè io, come sapete, provengo quasi dal contesto open source, ma comunque abbiamo ogni tanto dei algoritmi che non possiamo mettere a disposizione per qualche motivo. Oppure lo abbiamo, ma non è finito e non vogliamo pubblicarlo in una maniera semifinita e poi avere dei problemi perché la gente arriva e dice ma è sbagliato quello che esce. Sì, lo sapevamo prima perché non è finito. Allora qua possiamo gestirlo con il livello di accesso ACL e dire utente A può farlo, utente B no, utente C anche. Ci sono queste definizioni, ma magari è un po' complicato per il momento. C'è anche l'esempio, vi ricordiamo, nell'API Docs c'era a destra sempre un esempio grafico e creato da questo qui. E poi per solo avere la lista lì, senza tutta l'altra roba, aggiungo ancora un filtro key, così mi fa vedere solo questa parte qui. Posso anche ancora contare quanti ci vedo adesso, 75 in questo momento. Bene, fatto questo. Mi fa, non so, purtroppo non in un corso da remoto, non online, non posso vederlo, quanta gente ha il sistema installato. Chi vuole può volentieri provare quello che è scritto qui e fare un po' di esercizi. Questi qui abbiamo già visto prima, vedere la lista dei map set. Ecco, non è troppo interessante, per quello andiamo un po' avanti, è immaginabile. Qua vedere i metadati di una certa mappa, per esempio quella della geologia che si trova in North Carolina. Ah, dimenticato JQ, magari mi è sempre meglio. Ok, e qua mi fa vedere i metadati. Una mappa vettoriale che ha un database SQLite dietro, si chiama Geology. È stata importata da Elena Mitashova tempo fa. L'origine è NC OneMap, di North Carolina OneMap Organization, che ha messo i dati a disposizione nell'anno 2006. North Carolina Geology Map. Ecco. E adesso possiamo immaginarci che c'è una interfaccia web grafica, così tutta questa informazione mi fa vedere in un browser un po' abilito, oppure in un QGIS con interfaccia di Actinia, no? Ma queste sono le informazioni che servono. E lo scopo di oggi è farlo vedere proprio come funziona, non diciamo nascondere la tecnologia dietro.
Prendiamo un altro a caso. Lanza 7. Di nuovo. GQ. Oh, sorry. Global Land Cover Facility è un sistema in Maryland. Hanno messo a disposizione questo il canale infrarosso con la banda così e la risoluzione 30 metri. Ok, visto questo andiamo avanti al terzo gusto di dati. Ok, prendiamo cosa? Prendiamo il Vegetation Index. Questi sono dati, adesso mi ricordo, JQ, sono dati di MODIS e sono in una cartella latitudine e longitudine e sotto cartella che si chiama così, MODIS Global Natural Normalized Difference Vegetation Index. E questo è un STRZ, questo STRZ, Space Time Raster Dataset, e era il cubetto di spazio e tempo. In particolare la mappa dell'NDVI ha 5600 metri di risoluzione, che sono dati che offre la NASA. Adesso se guardo l'output è piuttosto lungo. Anzi, dovrei iniziare qui. Ecco qua, qua inizia. Quello che vedo, T-Info, Temporal Dataset. E c'è una granularità di 16 giorni, magari qua leggiamo meglio. Ogni 16 giorni, questa è la cadenza, ogni 16 giorni creano una mappa NDVI a livello globale. Bounding box, north, south, così via. Ecco. Adesso potrei naturalmente usare e fare qualche calcolo. Altro dataset. Con un filtro adesso prendo ECAT, sono dati climatici, precipitation da 95 a 2013, annuale in millimetri, così si chiama, ma vorrei solo vedere i dati che sono più recenti del 1° gennaio di 2012. I dati vecchi non voglio vedere, solo quelli nuovi. Allora, quello che faccio e aggiungere una regola e dico una come una query SQL. E così vedo qua 2012 e posso andare indietro al 2009. Anzi, perché così? Mi aspettavo naturalmente questo. Vabbè. Immaginatevelo, c'è una domanda. Ah, sì, sì, il server lì c'è per sempre. Finché esiste la mondiale, dovrebbe esserci anche a password tutto pubblico. Se questa era la domanda. Sì, sì, era quella la domanda, Marcus. No, no, non sparisce dopo il corso. C'era già da 2 anni, solo che non l'avete trovato. Ok. Magari Luca, se hai voglia di farlo vedere su RESTMAN, questa richiesta, Space Time Data Cube Request, io lo faccio vedere su riga di comando e poi se va bene tu su Postman. Sì, vi faccio vedere anche una cosa di REST Client poi. Oh, yeah, sì, sì, bene, bene. Allora, solo per spiegazione cosa facciamo adesso. Curl, sì. Autentificazione era la variabile che abbiamo visto prima, nome, password, eccetera. Post significa, questa volta il cambio, noi vogliamo mandare qualcosa al server mentre chiediamo delle risposte, ma vogliamo mandare. Mandiamo un JSON, qua il server di Actinia, chiediamo qualcosa in North Carolina, chiediamo qualcosa di MODIS Land Surface Temperature, che sono i dati giornalieri, monthly, e vogliamo creare un sampling. Cosa vuol dire sampling? Io do una coordinata, una posizione,
e lui mi ritorna idealmente i valori. E per fare questa richiesta bisogna mandare qualche codice, perché dobbiamo spiegare a lui, allora fammi la richiesta, usa la IPSG code, la proiezione non là, perché magari non voglio avere i dati in coordinate del sistema di riferimento di North Carolina, ma invece in longitudine e latitudine. E poi devo anche dire dove richiedere i dati, che è una geometria di un punto alla posizione così. Questo è 86, cos'è prima, ovest, e 36 nord, che è North Carolina. Ok, lo lancio. Adesso lui va a cercare in tutto lo stack della temperatura e lui mi ritorna questi valori qui. E non è temperatura in Celsius, ma è codificato. Qua bisogna, come era? Per 0,2... Diviso 10.000... Sì. 10.000, no? Meno sì. 2... Anzi, più 73,5. Ok, proviamo con il più. Il meno. Non mi ricordo. Vabbè, c'è la formula in giro, è quella ufficiale di Morris. E lui mi dà, per ogni giorno, mi dà il valore. E qua vedete come l'ultima informazione, poi lascio la parola a Luca. Perché due date? Ho chiesto una. Perché un punto in tempo, in Grass, ma è anche ovunque così, in questo momento cerchiamo di convincere QGIS di seguire lo standard, che utilizza anche R e altri software. Chiedo oggi, e oggi, il punto in oggi è la data di oggi, escluso la data di domani, perché solito casino con le conferenze, no? La scadenza delle abstract è oggi a mezzanotte, ma a mezzanotte quando era? È mezzanotte di ieri sera o quello di stanotte? No? Spesso si scrive allora alle 23:59. No? E questo concetto qui sono le 23:59, infinito. Ok, spero che sono stato chiaro. Ah, sì, Luca mi gira gentilmente la formula. Ok, 33 gradi Celsius, centigradi, è plausibile perché siamo a North Carolina e a 36 gradi nord, che è stile Nord Africa per noi. Ok, Luca, vai. Allora, condivido un attimo lo schermo. Però, Marco, devi... Io ho già smesso. E mi dice host disabled attendee screen sì. Sharing. Magari, Stefano, non so di chi è la chiamata. Ti fanno host oppure devono... No, dovrei già essere host. Hai condividere schermo attivo, il pulsantino? Sì, però mi dà questo errore. Aspetta. Forse... Riprovo. Ok. Ok, vedete lo schermo? Sì. Bello, bellissimo. Io lascerei questa schermata, direi che Stefano Capo... Ah, sì, sei te, beh, bello, sì. Allora, vi faccio vedere un attimo come fare la richiesta post su REST Client, però in realtà ho condiviso soltanto... Un attimo che condivido tutto il monitor, non soltanto il... entire screen, ok. Così posso andare su RESTman. Allora, questo qui era... Vi faccio vedere prima un esempio di quello che vi ho fatto vedere prima a Marcus, che è il get per ottenere le informazioni da... Io lo vedo in nero e anche per gli altri così. Vedete nero? Sì, sì. Tutto nero. Tutto nero? Perché? Il mouse vedo, si muove. Allora, riprovo.
Se dico entire screen dovrebbe essere tutto, giusto? Sì, Idealmente sì. ma il doppio schermo? No, singolo. Ah, però adesso anch'io vedo nero. Se facciamo così, così vedete. Ah, sì. Sì. Bene. Ok. Allora, perché questo qui mi ha dato un errore. Ok, questa richiesta qua è una richiesta get che mi ritorna tutti i vari layer. Adesso, se vado a prendere quello che ha fatto Marcus precedentemente, cioè la richiesta post, devo fare alcune modifiche. Innanzitutto metto la richiesta corretta, poi devo modificare qua in alto da get passare a post e poi devo inserire anche gli altri parametri che Marcus prima ha passato, in special modo il ladder dove gli dico che ho un header di tipo content type, cioè il tipo del contenuto è un JSON. E poi all'interno del body, in formato raw, gli passo il GeoJSON. A questo punto qua io posso fare la richiesta. Ok, sotto ho il mio output con tutto. Ah no, ho dato un errore. Per quale motivo? Potrebbe essere che ho copiato male il GeoJSON. No, il JSON è valido. Allora, post sync. Ah no, ok. Qua dava soltanto dei warning. Ah, perché ha fatto la riproiezione al volo, perciò dà dei warning. E qua ci fa vedere Sì. l'output. Nel process result ci dà tutte le informazioni come è uscita Marcus. Invece volevo farvi vedere una cosa, per esempio, vado a vedere Maxet posso vedere. Ah, perché l'ha fatto come post. Devo riconviare a get. Ladder increase. Ok. Perché non lo fa? Maps at modis lst. Ah. CSPM08. Volevo L'ha farvi cercato vedere. qua, sei sicuro? Eh? Ah no, Hai 2 volte. questo qua. Così è giusto. Sì, questo qua dovrebbe essere quello giusto. Perché no? CSPM08. Ti manca permanent. Allora, lo copio e faccio prima perché sennò qua Eh sì, infatti. faccio anche col raster, tanto dovrebbe essere corretto.
demo user. Ok, qui ho tutti i miei raster, perciò posso prendere per esempio questo qua, fare così e ottengo tutte le informazioni di quel determinato raster. Perciò, come abbiamo visto prima, il tipo, la sorgente, eccetera. E poi, se volessi vederlo facendo render, in questo caso qui mi ritorna un binario. Perciò Restman in questo caso qui ha un piccolo limite. Cosa che invece, adesso cambio lo screen, vi condivido Firefox. Con REST client, se io metto dentro la richiesta e qua seleziono invece che text un binario, mi fa vedere la mappa direttamente sul client. Perciò, se aveste voglia di vedere dei dati tramite il browser, potete utilizzare REST Client, che vi permette anche la visualizzazione del PNG di output. L'unica cosa che vi dovete ricordare è qua di cambiare da text a blob. Direi che Marcus puoi riprendere te. Chiudo lo share e puoi ricominciare col corso. Va bene. Ok, abbiamo visto questo. Abbiamo anche visto come mandare un JSON. No, era un GeoJSON. Non so se tutti sono familiari con GeoJSON. Allora, JSON abbiamo già visto parecchie volte. Il GeoJSON è un formato per dati geografici, stile JSON naturalmente, con alcune cose extra che si vedono qui, tipo definizione, non extra ma definite, codice EPSG, geometry type, posizione, eccetera. Un file così si può anche generare con GDAL tools, a proposito, no? Avendo un punto, mettiamo come scefalo, più punti, è possibile di con OGA to OGA di convertirlo in un GeoJSON e poi utilizzarlo qui. Allora, visto che è poco utile creare dei payload, si chiamano lunghi così, a riga di comando, è meglio metterlo in un file. E, ecco, questo file ce l'ho da qualche parte. Ok, e questo qua. Si presenta così, feature collection, qualche definizione qui, feature.posizione. Sempre un JSON. Allora, come facciamo adesso? Adesso non mi ricordo se avevo anche in questa finestra la definizione. Sì, a posto. Come si fa adesso a girarlo al server? Ok, curl abbiamo visto, post, non da dimenticarsi, su Restman capita spesso. Qui magari un po' di meno perché alla fine ricicliamo volentieri le righe di comando dalla history. Poi dico di nuovo l'endpoint che voglio utilizzare, il sampling, abbiamo già fatto prima, e poi con meno d at e poi il nome del file, questo deve essere così, lui spedisce il file con post al server. Poi JQ solo per leggibilità. Ok, adesso lo spedisce, lui aspetta la risposta, e bom, c'è.
E come prima abbiamo i valori qui codificati, si potrebbe poi anche creare una processing chain che mi fa il ricalcolo di questo numero in gradi centigradi, potrebbe fare parte di una processing chain. Poi adesso non lo voglio far vedere perché per recuperare un po' di tempo, solo per indicare che è documentato qui, validation of a process chain. Se ho una process chain lunga, magari prima di eseguirla e poi capire al 24esimo passo, ah, c'era un errore e partiamo da capo, posso prima fare una verifica e spedire il file, la process chain long, per esempio, che c'è qui. La facciamo come prima. Ok, come vedete ci sono alcuni passi. Lui definisce la bounding box e la mette su una mappa di modello di terreno a 10 metri di risoluzione. Poi calcola pendenza e aspect, non mi ricordo mai come si chiama in italiano. Poi va avanti, lui calcola i bacini dal modello di terreno. Poi voglio vedere i metadati di una certa mappa che abbiamo calcolato prima. E poi alla fine voglio il risultato come GeoTIFF o Cloud Optimized GeoTIFF. E visto che abbiamo creato tre risultati, slope, aspect and flow accumulation, devo avere anche tre risultati. E così basta concatenare uno dopo l'altro, export, raster, formato Cloud Optimized GeoTIFF, il migliore GeoTIFF che ci sia, e diamo anche un nome al GeoTIFF, poi di nuovo raster GeoTIFF, adesso tradizionale GeoTIFF per la aspect map, e terzo, di nuovo quello bello, Cloud Optimized GeoTIFF è abbastanza recente, e ha delle ottimizzazioni rispetto a questo GeoTIFF qui, ma diventa più grande di solito. Così bisogna vedere un po' a che cosa serve. Se voglio navigare in una mappa enorme con alta velocità, è meglio usare questo formato. Se a me serve il GeoTIFF con il massimo di compressione, è meglio questo qua, ma magari così il zooming è un po' più lento rispetto a qui. Comunque basta dirlo. E poi alla fine mi escono delle mappe. Ecco, questa è una process chain lunga, non è molto lunga, ma lunghina. E adesso Marco, possiamo anche immaginarci, sì? Una domanda, ma la process chain viene eseguita sequenzialmente o è possibile anche in parallelo? Sì, allora, è possibile parallelizzare, di solito noi parallelizziamo nei comandi. Tipo questo è slope aspect, è un comando standard di Grass, non è parallelizzato, allora c'è poca speranza, si può riscrivere se uno è in grado, ma di solito no. Quello che facciamo noi è parallelizzare e praticamente fare se tile. Dobbiamo... Fare delle tile. Tiling, c'è un add-on, si chiama... c'è r.mapcalc.tiled add-on. L'ho scritto nella chat, c'è anche a Neighbor Styled e lo utilizziamo volentieri in questa process chain perché così noi definiamo un singolo comando e a Mapcalc Tiled fa il calcolo su questa mappa enorme e tagliala in, non so, 100 pezzi. E se abbiamo 100 nodi. Sì, in questo caso avevamo 16 nodi, magari vogliamo lasciare qualcosa al sistema, così diciamo 8 nodi per il tile, allora diciamo rmapcalc tile, numero di processi 8, vai. E lui splitta da solo la mappa, fa la cosa in parallelo e poi torna qui a continuare con i risultati. Questo è un approccio che è abbastanza facile perché effettivamente non bisogna fare cambiare praticamente nulla qui dentro. Se non è possibile, l'alternativa è in particolare quando si tratta di
serie temporali, tipo, non so, dati mensili, e voglio fare e calcolare il minimo e il massimo di ogni mappa mensile, no? 12 mesi, allora 12 mappe sono 12 processi, oppure 24, se abbiamo minimo e massimo 24, potrei splittarlo anche così. E qua in questo caso scriviamo un pezzetto di Python che dice, ok, per tutti i mesi, per i due parametri, usa, c'è anche in Grass la possibilità di fare compiti in parallelo con Python facilmente, si chiama grid, non mi ricordo, grid Modulo. processing, no? Grid processing, oh, finestra sbagliata, Grass, PyGrass, credo che sia PyGrass grid processing. Ah, scrivo solo a te, mi pare, scusa Sì, Luca. l'ho riportato io prima. Ma credo che sia grid modules comunque, Sì, ora sì, non mi ricordo. Yeah, grid eh? No. modules, hai ragione. Ok. E No, su più che altro questo è anche comunque facile. Actinia comunque li esegue uno dopo l'altro i comandi. Cioè, devo essere io che a livello di codice mi faccio lo script che faccia il parallelo. Sì, Actinia non è in grado di splittarti i dati da sé perché alla fine non è chiaro come farlo. Sì. Mettiamo come esempio il calcolo dei vaccini. No? Se tagliassi felicemente il modello di terreno in quattro pezzi, secondo me non esce nessun vaccino alla fine che mi interessa, perché mi farebbe quattro vaccini. Allora, sui vaccini non è possibile facilmente usare il tiling. Farlo su cost surface, idem. Se faccio, mettiamo, neighborhood analysis con moving window, volentieri, devo solo stare un po' attento con l'overlap. Solo un poverino Actinia come può saperlo quando può fare le cose e quando no? Per quello, a questo livello non ti fa modifiche dei tuoi dati, ma invece ti offre varie possibilità. È possibile naturalmente di scrivere questa process chain con un po' di, come si dice, raffinezza, esiste? Diciamo, c'è anche la possibilità di mettere condizioni se, allora qui c'è un dialetto, no? Se una certa condizione è soddisfatta, vai a eseguire questo pezzo qua, se no, prendi quello di sotto. Così, con le condizioni possiamo anche giocarci la cosa e magari aggiungere un test. Quello che segue è parallelizzabile con tiles, sì o no? Se sì, allora usa il tiling, se no vai avanti sequenzialmente. Ok, qua dice Ivan. Sì, esatto. Se è in grado di. Diciamo, il tiling non deve essere geometrico, potrebbe essere anche qualunque forma. Per esempio, codice, come si chiama? Zip code in italiano? Il CAP, no? O splittare per province. Qualunque cosa che sia utile per il problema si può usare. Ok, allora, quello che volevo dire qui. Se una process chain è lunga e alla fine ti manca una virgola e lo scopri dopo una settimana, è noioso, per quello c'è un endpoint che si chiama process chain validation. E ti dice vai avanti oppure no. Poi c'è anche la possibilità, un collega ti regala una process chain e dice ma nel centro c'è qualcosa che non mi piace, potresti guardarlo e magari. Se è un mago di Grass e ci sono dalla maggior parte comandi di Grass dentro, ma lui o lei ti dà il JSON. Certamente posso andare a copy-pastarmi tutto quanto in righe di comando per Grass o qualcosa, ma posso farlo, lasciarlo fare alla macchina. Utilizzando lo stesso endpoint, solo in una maniera diversa, e poi posso estrarmi. Perché la validazione,
della sintassi non è altro di scrivermi che comando fai uno dopo l'altro, giusto? Ok, possiamo vedere, così è magari un pochino meno strano. Allora, io parto con questo. Mando a Actinia alla validation, mando questa lunga process chain che abbiamo visto prima e lui mi dà una risposta. Non posso leggerla, per quello uso questo JQ, ma voglio vedere solo una parte qui. Qua vedo già di nascosto, ecco qua, no? Cioè, ci sono i comandi che andrebbe a eseguire e così posso filtrarmi solo questo pezzo. E qua magari c'è un pochino di JSON, c'è ancora dentro, ma alla fine è abbastanza, alla fine abbastanza simile a quello che si usa su riga di comando. E questo non deve essere GRASS, potrebbe essere anche la chiamata di, non so, di snappy di ESA o teoricamente magari anche qualche comando di GDAL o il vostro script è tutto possibile. Ok, ricordatevi che è documentato qui. Next one, import and export. Allora, per fare analisi è utile avere anche dei dati, non sono necessariamente dentro. E poi devo ancora menzionare una cosa importante. Ci sono le chiamate asincroni e sincroni. Questo abbiamo già visto di nascosto qui. Process chain validation sync. Potrebbe essere anche async. Cosa vuol dire? La differenza qual è? Sono qui. Allora, asincrono significa io do il job al sistema, ad Actinia, e dico vai, e poi ti chiamo quando ho tempo. No? Actinia inizia a girare, fa le elaborazioni e finisce, e resta lì. E io devo informarmi e chiamare Actinia, hai finito? E lui mi risponde no, non ancora. Chiamo di nuovo, hai finito? E ad un certo punto mi risponde sì. Questo è asincrono, ma in quel tempo posso anche fare altro. E adesso sto parlando di elaborazione dei dati enormi, dove un calcolo dura magari una settimana. Inutile stare qui attaccato al terminal oppure al restman e aspettare quando finisce. Magari voglio anche andare a casa ad un certo punto e tornare e vedere domani se ha finito. Il sincrono job resta in attesa. E quello che abbiamo visto qui, questo è sincrono, no? Ok, adesso è abbastanza veloce, ma comunque no, devo aspettare e poi va avanti. E finisce. In asincrono, lui mi offre alla fine, in fondo, qui uno status, resource URL, e posso cliccare su e vedere cosa fa. E posso anche tornare domani. E se il job gira per una settimana, ogni tanto mi guardo e ci sono i sistemi automatici che lo fanno. E questa è la differenza. Allora, come esempio, questo non esiste, credo, perché è già sparito. Ma quello di prima possiamo anche ancora vedere, era qui. Qua è scritto validation successfully finished, perché è abbastanza veloce, ma effettivamente potrebbe essere running, no? E poi faccio F5 e posso riguardare la pagina dopo un certo tempo, oppure utilizzare un sistema che vediamo dopo per farlo in automatico. Ok, se avesse finito e la risorsa sia un GeoTIFF o un shapefile o quello che è, posso aprirmelo direttamente in QGIS, lo vediamo anche dopo, o in un altro sistema. Ok, non so se avete delle domande.
Sulla chat non ce n'è nessuna, se qualcuno vuole farne. Direi che puoi andare avanti, Marcus. Ok, perfetto. Adesso farei vedere un'alternativa al curl per curl e restman, una terza variante come usare il sistema Actinia da remoto. Allora, qui ho scritto per quelli che non hanno mai visto GRASS, vabbè, non ho scritto come si usa, ma comunque almeno dove ottenere dati. Alla fine serve una sample location per avere il contesto geografico, tutto lì. E qua è scritto come scaricarlo. Allora, quello che faccio adesso è mi creo una nuova cartella. Credo di avere già una. Vabbè, prendiamo questa, riprendiamo questa, fa niente. Cosa vuol dire questo? Si può, scusate, naturalmente c'è la interfaccia grafica che uso personalmente poco, ma comunque c'è. Basta entrare e qua posso crearmi Arch una nuova cartella. Adesso solo riga di comando perché l'altro non è troppo difficile. Ok. Adesso sono in GRASS e vedo di nuovo la riga di comando, ma ci sono tutti i comandi di GRASS, raster, vector, time series, così via. Ma non ci interessa perché è in locale, giusto? Non vogliamo lavorare di remoto. Quello che è bello, c'è un tool che si chiama, sì, non so se chiamarlo Arch in italiano o Ace in inglese, potete scegliere voi. E servono tre estensioni, e uno è l'importer per ottenere dati da remoto, l'altro sarebbe l'export per scrivere qualcosa e il terzo è il tool stesso. E questo va lanciato qui dentro oppure la riga di comando c'è anche. Come detto, su Windows magari ci sarà speranza. Oggi ho aperto un ticket perché mi sono dimenticato di farlo prima. Questo non funziona ancora su Windows. Alla fine non è altro di uno script di Python e si potrebbe copiare nella cartella giusta e fatta così. La novità per quelli che hanno già visto questo tool, la settimana scorsa ho aggiunto il GRASS parser, adesso si comporta come un comando standard di GRASS. C'è anche l'interfaccia grafica e c'è il manuale. Voilà. Ci sono gli esempi qui e così via. Ok, allora, qual è lo scopo? Lo scopo è di telecomandare il server di Actinia da remoto. E non voglio creare confusione con il fatto che sono in GRASS in locale, ma il vantaggio è che lui mi dà alcune possibilità di semplificarmi la vita, perché effettivamente bisogna mandare JSON. Ma personalmente la mia voglia di scrivere JSON a mano è piuttosto limitata. Ok, fatto questo. Ah no, non è qui, aspetta. Ah sì, l'avevo qui. Bisogna di nuovo adesso perché siamo in una cartella. Bisogna rimettere queste variabili perché quello di al di fuori lo ha dimenticato. Ok, c'è la lista dei dati, abbiamo già visto. Adesso posso richiedere al server cosa c'è. E uso semplicemente questo script. Ricordiamoci, c'è anche l'aiuto. Meno L. List locations the user has access to. Fammi vedere le location che ha
quale posso accedere. Posso anche vedere, ricordatevi il curl di prima, endpoint, actinia, url, https, bla bla, actinia, bla, slash, nome della location, slash, list of something, mapsets. Oppure così, per quelli che sono, che conoscono GRASS, è piuttosto facile capire cosa succede qui. Ma effettivamente il tool qui ha generato uno script JSON, un payload, l'URI, e lo ha mandato al server. Il server ha risposto in JSON e lui fa vedere la parte interessante, il contenuto. Perché prima avevamo, ricordiamoci, ecco, tutto quanto qui. E allora una specie di formattatore di testo. Non mi fa vedere tutti i metadati qui, ma pazienza, perché effettivamente volevo la lista degli mapsets. Possiamo anche interrogare un'altra. Ok. Nella location Ludlow ci sono dati Sentinel già pronti, c'è GlobeCover dell'ESA e c'è l'NDVI globale di Modis. Ecco, qua posso vedere quali dati raster si trovano nella cartella Mapset nella location di North Carolina e lui mi risponde con la lista. E vedo, ok, ci sono dati Landsat, i vari canali, c'è una ortofoto di un metro di risoluzione, modelli di terreno di varia provenienza e così via. Naturalmente anche, posso anche controllare i dati vettoriali. Metto una V, allora vetto, e voilà, ci sono la mappa di geologia che avevo visto prima, rete stradale, eccetera. Ok, il resto possiamo immaginarci. Ma io sono anche in grado di vedere i job che ha fatto. Allora un po' di cloud management e qua mi fa vedere gli ultimi comandi che sono stati fatti sul sistema. E qua vediamo parte in marzo e credo, adesso non so di preciso, ma credo che ogni redeployment di Actinia va a resettare questa parte. Ok, jobs running, tranne quello che gira in questo momento, non vediamo niente, ma magari dopo, quando più gente fa delle cose, dovrebbe esserci una lista piuttosto lunga. E posso anche guardarmi il dettaglio di un job, allora mi pesco l'ID che si trova qua, scusate, e vedo cosa è stato fatto l'11 marzo. Ok, è stata una richiesta di Landsat su Landsat 5 di 87, canale 10. E cosa ha fatto? Process log ha richiesto i metadati. Ma qua vediamo i metadati non formattati per noi, ma comunque leggibile. Qua vediamo a proposito anche la mappa originale dell'87. Che è stata importata, row e column di Landsat, questo vecchio schema, schema 1, credo. Qua vediamo ancora altri metadati, qua c'è l'intero comando eseguito in 2007, apparentemente sono stato io, non mi ricordo, e i dati sono stati pescati da questa sorgente. Ecco, e così è tutto tracciabile. Ok, adesso... Scusa Marcus, una domanda. Il time delta che c'è in fondo è il tempo di esecuzione? Sì, 4 secondi. Magari era... Cioè, perciò se tu avessi voglia di... Cioè,
per esempio, per far pagare utenti che utilizzano il tuo server, puoi collezionare l'user ID, sommarti tutto il time delta e... Bravo. Sì. Qua Ok. vediamo Resource ID che è allegato all'utente, naturalmente, così sarebbe tracciabile il consumo delle risorse. La durata non dice tanto. Adesso stiamo per sviluppare, non per far paura, ma perché è necessario sviluppare delle estensioni Actinia per tracciare anche il consumo di RAM, di disco, di numero di processori e tutto ciò. E durata naturalmente per vedere un po' quanto costa a noi questa parte. E magari un Certo. giorno andremo anche a offrire un servizio a pagamento. Perché a pagamento? Perché le risorse vanno pagate, ma naturalmente vogliamo anche offrire qualcosa, tipo un data pool enorme dove ci sono già dati pronti, oppure è possibile scaricare qualunque Landsat e Sentinel, incluso correzione atmosferica con tre gusti diversi e così via, cose che non voglio sempre fare a casa o nel mio ufficio perché potrebbe essere anche pesante, oppure se devo fare, non so, correzione atmosferica di 50 immagini satellitari, magari non ho nemmeno le risorse, ma qui sarebbe la possibilità di farlo. Non esiste ancora. Ok, perché questo Arch o Ace Tool ci ricordiamo un comando di GRASS, magari quelli che lo sanno lo vedono subito, comando di GRASS, calcolo di slope aspect, dico ok, usi questo modello di terreno e la mappa finale deve essere la slope map. Con il nome MySlope. Ok, prima di fare questo, faccio solo questo. Lo lancio, adesso lui mi fa il calcolo in locale sul mio portatile. Bene. Solo volevo darlo a Tigna e mi serve non eseguito, ma scritto come JSON. Allora aggiungo meno meno JSON. Lui non fa niente calcolo, ma lui me lo stampa come un JSON e questo posso copy-pastare praticamente in RestMan oppure lasciarlo come file, salvarlo come file e spedirlo come con curl o quello che è, oppure usare questo tool qui. Adesso ho aggiunto ancora una meno D, una dry run, che è uguale più o meno a questo, mi fa vedere cosa farebbe sul server. Allora, traduce praticamente il comando qui in dialetto JSON, no? Slope aspect. Poi aggiunge, by the way, sempre un numero a caso perché magari girano 50 slope aspect in parallelo e l'Actinia deve capire chi è proprietario di quale processo, allora lui fa così. Magari Actinia è anche una donna, lei, non lo so. Input, elevation, questi sono anche parametri di default che vengono trasmessi e l'output sarà la slope map con il nome MySlope. Adesso tolgo questo. E mi auguro che vada. E adesso vedete una cosa interessante, il polling. Vi ricordate, se si va su questa pagina, io vedo il job. Ah, gira ancora, bellissimo. No, vedete, gira. Faccio F5 e gira ancora per 20 secondi. Naturalmente mi sono inventato qualcosa che duri un po' più di 2 secondi. Status running, no? E così posso fare F5 sul browser ancora per non so quanto tempo, oppure meglio, lo lascio fare a questo tool qui. E l'Arch ha come, diciamo, come bellezza integrata il polling all'interno.
E basta aspettare, posso anche bermi un caffè e vedere mentre lui sta girando. Non mi ricordo più quale porcata ho fatto, perché volevo avere un comando che non duri un secondo. Adesso magari mi ho un po' esagerato con la precisione, magari ho detto fare il conto a 10 centimetri sul stato di North Carolina. Vabbè, lasciamolo andare. Fa niente. Come vedete è uguale se prendo l'accesso alla risorsa, e ricordatevi che mi sono autorizzato, che sono demo user con la password per vederlo, altrimenti non lo vedo. Allora, qua sono anche autorizzato, vabbè, pazienza. E posso fare F5 di nuovo per vedere cosa ho fatto, oppure aspetto tranquillamente qui. Oppure magari in un futuro non troppo remoto ci sarà il QGIS con estensione Actinia, e qua vediamo gira, 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 e poi ha finito. Bene, ha finito. Slope map, my slope complete. Bene, solo il problema è la mappa è ancora sul server, non è qui. Per quello c'è questa resource ID che posso aprire. E qua in fondo ok, sono stato bravo, e quello che non ho fatto, non ho detto a lui di darmi un file esterno. Bene, mi sono alzato, non qui. Credo che era così. Ok, ho fatto un sacco di prove, solo questo mi sono dimenticato. Sì, è andato bene. Allora, quello che ho fatto, quel più cog... ho aggiunto qui questo dammi il risultato in formato Cloud Optimized GeoTIFF. Lui lo traduce in un JSON. Qua vediamo dov'è. Exporter, è stato attivato prima, no? Con il formato che ho detto io, il formato raster. No? E adesso lui gira e dovrebbe tornarmi a breve un GeoTIFF in GOG, COG sottoformato. Vai. Perciò con più li definisci il formato di export, che può essere un GeoTIFF o quello che è? Sì. Sarà nella documentazione da qualche parte. Allora, i formati supportati avevo messo in un angolo, adesso non mi ricordo dove. Almeno è sicuramente sulla documentazione dell'API. Allora, quello che mi ricordo è GeoTIFF, Cloud Optimized GeoTIFF, GeoPackage per vettori, Shapefile, GML e così via. Se manca uno, non abbiamo messo i 180 formati di GDAL, perché effettivamente quello che usa è GDAL e OGA all'interno. E si può aggiungere di più. Ok, vedo una domanda. Le location in questi esempi sono locali? No, sono sul server, sul server remoto. Poi vediamo anche l'import, come si fa. Per quello avevamo questo import qui. Ok, adesso vedete qua, ha finito. Ha creato un Cloud Optimized GeoTIFF. GDAL usa all'interno il main driver per questo. E qua vediamo, voilà, c'è la risorsa. C'è sempre la status URL dove mi dice quello che vedo sopra, ma c'è la risorsa stessa che apro felicemente con un browser. E lui mi dice, ok, un TIFF, lo apro con QGIS, per esempio. Dai, su.
c'è qualche cosa che non mi piace. L'ho scoperto solo stamattina che il Cloud Optimized fa qualche casino. Vabbè, con GTFF funziona. L'ho provato, ma il cog non so cosa sia successo. Vabbè, pazienza, potete immaginarvelo. Bene, e questa mappa sarà a disposizione ancora per 24 ore, poi sparisce. Ma è solo disponibile a me, perché io sono l'utente demo user, ok, casualmente tutti conosciamo la password oggi, ma di solito non è così, e la risorsa è visibile a me. Se qualcun altro che non demo user con la password tale cerca di conoscere link, riceve 2001 non accessibile. Ciao, ciao. Dove eravamo? Ok. Allora, bastava aggiungere qui, e questa è la grande differenza a GRASS puro, se aggiungo il formato qui, più SHIP, più GML, più GTIF, no? Lui lo crea come file da export. Se no, resta dentro. Può essere utile se i dati in maniera persistente vengono riusati domani. Non voglio scaricare tutta la roba. Ah, ecco, qua ci sono i formati. Mi ricordavo di averlo scritto, ma non mi ricordavo dove. Bene, lo riporto anche qui. Qua dentro a breve ci sarà. Allora, i formati GeoTIFF, Cloud Optimized e quelli standard, e poi è anche possibile salvare come tabella. E poi vogliamo vedere anche un rendering. Allora, dico... voglio vedere prima, questa è la mappa dell'ESA, Globe Cover, magari qualcuno lo conosce, e questa mappa ha un po' di pixel, sono 7 miliardi di pixel. Allora è pesantina, no? 50.000 righe per 130.000 righe. Importato tempo fa dal server dell'ESA. Se adesso volessi guardarmi la mappa, basta lanciare questo e uso il render endpoint. Bing. Adesso vediamo 7 miliardi di pixel, che è stato abbastanza veloce. Questo è solo un'immagine, non è il GeoTIFF, perché si dovrebbe esportare. Ma per guardarsi velocemente qualcosa, potrei anche, credo, fare lo zoom definendo il bounding box diversamente, così vedo solo questo pezzo. Ma in questa maniera posso anche guardarmi tutte le mappe che ci sono sul server. E se sono grandi, lui fa una cosa, resampling al volo di bassa risoluzione, perché per il mio schermo qui non mi servono 7 miliardi di pixel, ma magari, non so, mezzo milione. E allora lo fa sul server, riduce su mezzo milione e poi mi fa vedere il risultato. Scusa Marcus, sì. Il software che utilizza per la visualizzazione è qualcosa che abbiamo installato, cioè quello preimpostato sul nostro computer? Ho visto che te hai aperto con Image Magic. Ah sì, allora è qualunque, è un PNG credo che risulta. Sì, è un PNG era. Vediamo se lo fa. Quello che no, meno D per questo non va. Ok. È un PNG sul mio portatile, lui lancia il display di Image Magic. Se è GIMP, qualcos'altro, dipende dalla macchina cosa prende per aprire il PNG. Usa il MIMETYPE per quei tecnici qui. MIMETYPE per riconoscere che è un PNG, e quando lui manda indietro la risposta è questa.
E così posso anche lanciare qualunque altro comando, no? Glist raster, boom, ecco la lista. E per quelli che conoscono Grassi è piuttosto familiare, c'è attorno questa parte di JSON e cloud, tra virgolette, che si aggiunge. Ok. Adesso faccio vedere un altro esempio, come usare map. E un po' anche per tornare alla domanda di prima, i dati sono sempre sul server o no? E la risposta è non necessariamente. Qui abbiamo una mappa che è online da qualche parte, in questo caso salvato da Sören su un cloud bucket, storage bucket, che contiene questi dati. E noi possiamo usare i dati remoto da tramite URL e integrarli nel processo. Questo è molto bello. Effettivamente quello che faccio, non lo faccio in locale perché è inutile, voglio farlo in remoto. Ok, qua suggerisco di salvarlo come file. Ma se avete paura della riga di comando, posso anche usare una cosa grafica. Prendo questo pezzo qui e lo butto dentro. E la cosa particolare qual è? Io dico a gregion, gregion è un comando di gas che non fa altro di settare la bounding box sulla mappa che dico io. Solo in questo caso la mappa non c'è. La mappa è ancora su un server diverso. E qua l'Actinia capisce la sintassi at qualche indirizzo. E lui lo pesca da qui, da lì, in quel momento quando verrà eseguito il comando. E poi, per i comandi seguenti, si chiama così, il nome indico qui. Poi posso fare delle elaborazioni e di nuovo salvarlo, per esempio. Prendiamo la aspect questa volta. E voglio aspect. E lo voglio come GeoTIFF, e anche qua devo cambiarlo, giusto per cambiare l'esempio. Allora, cosa fa? Lui pesca da remoto la mappa che da qualche parte, accessibile deve essere, credo che sia anche possibile, non l'ho mai provato, user at secret password, non so se lo fa, non mi ricordo. Speriamo di sì. Poi, in seguito, si chiama, come detto qui, lui mi calcola la statistica univariata su questa mappa, mi fa, calcola la mappa di aspect, me lo salva come GeoTIFF, me lo offre come risorsa da scaricare, mi dà, prima di andarsene, mi dà ancora un po' di info dei metadati info della mappa calcolata e poi dopo 24 ore lui butta via la risorsa in locale. Ok, allora abbiamo questa mappa qui e adesso dobbiamo girarlo ad Actinia. E questo funziona così. Adesso basta ricordarsi quello che abbiamo detto prima, meno di e dry run, voglio calcolare nel dataset di North Carolina e dico a lui, ok, prenditi il file che ho salvato lì. Ho detto dry run, così mi fa solo vedere quello che fa. E adesso mi ha tradotto questi comandi standard di GRASS. E attenzione, sì, c'è anche... Graphic model per bevi Marcus. Parlato troppo. Ok, blum blum. Ok, adesso funziona di nuovo. Vedete, no? Ci ricordiamo. Abbiamo detto prima region
E poi c'era Sorgente, lui ha capito che deve pescarlo da un server di remoto, lo importa come elevation file. A proposito, quelli che conoscono bene Grass, è anche possibile fare solo la registrazione, magari da una sorgente remota, è un po' difficile, ma è possibile. Air external si chiama il comando. E l'air external abbiamo accelerato fattore 10, credo, di recente, allora da considerare. Poi lui fa univariate statistiche, mi dice i metadati, poi fa il calcolo dai, uno deve dirmi come si chiama aspect in italiano. Esposizione. Esposizione, grazie. E lo voglio come GeoTIFF. E prima di finire mi dà ancora i metadati. Non ha fatto niente perché avevo qui il menu di dry run. Adesso lo eseguo. Ok, lui pesca i dati da Google, in questo caso può essere qualunque risorsa accessibile. Sì, questo è il buffissimo errore che non ho capito ancora cosa sia. Da vedere. Non è un problema di Grass, è probabilmente un problema di GDAL su Alpine. Noi usiamo come base Alpine, ma pazienza, vediamo cosa è uscito. Qua lui ci ha dato la risorsa, lo apro, lui capisce, ha un TIFF, lui mi dice, ma vuoi provarlo con QGIS, perché no? Ci vuole di più calcolare, aprire sul mio portatile il QGIS che scaricare da Google i dati e calcolare l'esposizione. Ecco la esposizione. Non è bellissima esteticamente perché la mappa è vecchia e non è bella, ma insomma fa quello che abbiamo chiesto. Ecco, allora questo è il giro da file salvato non so dove, poi calcolo e poi dammi il file come risorsa. Okay, e come script può prendere anche uno Python, immagino? Penso di no. Ah. Aspetta, cosa sto dicendo? No, guarda, alla fine... Sì, allora, un Python direttamente no, ma un Python dove hai messo un po' di wrapper di Grass add-on. Allora, quello che utilizziamo qui, perché la cosa che ci serve è effettivamente... Dove è messo? Scusate. Meno JSON. Dobbiamo avere il JSON. Se tuo Python scrive JSON, bene, siamo a posto. Se non lo fa... Il metodo che utilizziamo noi di solito è scrivere un wrapper, non so se wrapper si capisce, un po' di righe di Python attorno per utilizzare il parser di Grass. Magari faccio vedere un esempio. Ok, adesso un po' di segreti. Vabbè, facciamo un esempio di qualche cosa. Questo è import di dati Maya che esistono solo per la Germania, un processore atmosferico per dati Sentinel. È diventato open source di recente, ma la German Space Agency offre, DLR offre i dati sul server, così non dobbiamo noi... come dati pubblici non dobbiamo noi fare questa cosa di riprocessare tutti i dati Sentinel quando la correzione atmosferica manca. Ok, allora cosa fa? Effettivamente uno script Python e qua c'è una struttura standard e qua definiamo praticamente una descrizione, quello che abbiamo visto nel help text, pure parole chiave e poi i parametri che sono disponibili.
Ok, fa un po' di Python, fa un po' di comandi, possiamo mescolare tutto quello che ci pare. No? Qua peschiamo un VFS dal server, poi cosa facciamo qui? Non l'ho scritto io, qua facciamo un po' di import parallelizzato con i tiles, vedete qua, qua c'è il tile approccio che abbiamo sentito prima. E noi utilizziamo, perché sono serie temporali, noi utilizziamo praticamente le varie mappe di una zona, ma in tempo diverso, lo utilizziamo per poi processare in parallelo. Bla 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 bla. Numero di processi. Ecco, il barbatrucco è questo qua in fondo, grass parser. Il grass parser ci regala un sacco di cose, in particolare ci regala questo meno meno JSON che poi viene capito da Actinia. Allora, per fare uno script banale banale, potrebbe essere di prendere questo pezzo in fondo, di fare qua una system call bruttissima del comando che voglio eseguire, il mio Fortran C Python shell, quello che è, no? E così Grass pensa che sia un add-on. Ah sì, devo fare questa system call e in cima devo definire un po' di queste cose qua. È finito, è così compatibile con Actinia. E visto che siamo estremamente pigri, non abbiamo voglia di scrivere nemmeno questo pezzo in cima a mano, basta usare qualche comando di Grass, usare meno meno script, e lui ci butta fuori tutto il codice pronto per portarlo via. Sì, adesso questo è il mio, non è lo script standard di Grass, ma magari un add-on che abbiamo scritto noi. Proviamo con questo. Io dico, non sono così bravo di scrivere adesso in tempo reale un Python ex novo. Scripts, no? Lui mi butta fuori. Ah, non lo fa, perché no? Perché si chiama script. Ok, basta scrivere bene. E allora lui mi crea in automatico, con anche me come autore, che non sono stato, mi butta fuori tutte le cose. E questo funziona per qualunque script di Python, anche di shell a proposito. La magia è qui in fondo e qui. Basta avere questa parte che chiama grass parser. Se ho una system call una riga sopra e poi mi chiama un binario diverso, bene, grass è contento e fa le cose. E naturalmente anche lo script di Apache. Aspetta, dove eravamo? Ah, eravamo qui, vabbè. Lo fa anche. Non so se mi sono spiegato abbastanza. Sì, no, è chiaro, per me è chiaro. Scusa un attimo, perciò quando tu invece gli dai l'SH, lui parsa tutte le righe, prova a lanciare il comando di grass con meno meno JSON e poi crea il file. Facciamo un altro esempio. Questo qui. Nuovo file, lo salvo con questo nome, ok, è andato male. Ok, manca il contenuto. Ok, come detto, è tutto online, potete riprovare. Il server resta in piedi, mi auguro. Ok, cosa succede qui? Abbiamo un altro indirizzo qui, è un workshop che hanno tenuto tempo fa. C'è nascosto un geotiff, posso anche andare qui e vedere se c'è ancora, spero di sì, eccolo. Un geotiff di 37 megabyte. E qua non utilizziamo, è un'alternativa, no? Qui abbiamo detto, ok, fai il georegion e importa al volo la risorsa remota.
è variante A. Variante B è usare l'importer che abbiamo installato un attimo prima con gextension e lo prendilo dentro e chiamalo così. Qua è inevitabile perché questo geotiff qui è un multilayer, ha tre canali, rosso, verde, blu, e il trucco qui non funziona con multilayer. Per quello esiste anche questo importer. L'effetto è uguale. Poi mi faccio dare i metadati dei tre canali, metto la bounding box, questo è la B-box per quelli che non conoscono bene GRASS, metto la B-box sulla mappa che lui aveva pescato sul server da qui, e poi fammi una image segmentation, e il risultato lo voglio come geotiff. Invece non voglio solo la mappa segmentata, ma voglio anche la qualità. Goodness of fit si chiama. E perché no, facciamoci anche la segmentation, e lui tutti i poligoni, i segmenti che escono per piacere come GeoJSON, oppure perché oggi non facciamo un GeoPackage. Come si scrive GeoPackage? Ah, non è listato qui. Vabbè, allora lasciamolo così. Pazienza. Oh, che succede? Ok, eravamo qui. L'ho salvato, adesso posso eseguire questo script. Ok, allora. Dico, lo fai nella location qui e fai tutti i comandi lì. Adesso me lo fa anche vedere. Ok, devo fare un cambio. Allora, dice error. Peccato, perché error? Perché l'utente demo user non ha accesso al comando di segmentation. Così cambio al volo adesso non so se lo vedete, vediamo. Devo nascondere un attimo. Ok, adesso lui fa il polling e scarica i 37 mega dal sito lì. Adesso è partito con la segmentation. Ok, apparentemente è finita la segmentation. Adesso ha fatto l'export. Adesso ha anche fatto la... Ok, ha finito con la vettorizzazione e mi offre alcune risorse. Questa la mappa segmentata. Questa la qualità. E questa la mappa vettoriale come è zippata, come vediamo qui, no? Allora, per facilitarmi la vita, lo scarico adesso così, perché così posso aprire tutto la riga di com... Oh, ah, sì, certo, non va. Vabbè, dovrei cambiare l'utente, che adesso non posso fare. Sì, facile. Apriamo il terzo browser, dove non sono ancora autenticato. No, qualcuno sa dirmi come far dimenticare a Firefox di dimenticare l'autenticazione qui? Se apri un browser in incognito, una nuova finestra. Sì, grazie Luca. Ok, adesso diventare... Un attimo.
Ok. Ah, questa era la mappa di qualità. E l'altra si chiamava segment. Si chiamava segment 25. Ok, vediamo già la prima mappa. Ok, sbagliato. Va bene. Sì, adesso mi apro un altro, non... per quello volevo scaricarlo in locale, ma pazienza. Mentre lui fa questo, apriamo le risorse. Ok, qua vediamo la mappa segmentata, erano 8 foto, no? Ok, questo non serve più. L'ortofoto era questa, non è così bella perché la... Ah no, questa era la goodness of fit. Ecco. Lui mi dice per ogni posizione come secondo lui è andata la qualità della segmentation. Qui sui campi è abbastanza contento perché è quasi uno, bianco. Invece su qualche zona complicata è un po' diverso. Ecco, manca la mappa vettoriale. Dai, lo fai, no? Oh, fatta 3 volte. Vabbè. Ok, come vedete... è la stessa cosa, solo in formato vettoriale. Naturalmente abbiamo tutta la possibilità, non voglio parlare della qualità della segmentation qui, tutta la possibilità di ottimizzare la segmentation, di filtrare via piccoli pezzi e così via. No, basta aggiungere qualcosa in più nella processing chain. Troppe finestre. Ok, l'esempio di persistent processing non lo voglio far vedere, possiamo immaginarci che i dati rimangono lì. C'è allora su curl c'è il comando, c'è l'endpoint dedicato e qui l'abbiamo risolto in una maniera tale quando la map set viene definita lui fa persistente in automatico. Ok, qua ancora qualche subadmin task. Demo user, magari devo cambiare, di aggiungere i segment anche nella lista dei comandi eseguibili da demo user. Non è un problema. Segment demo user. Lo farò dopo domani. Ok, possiamo anche creare nuove location. C'è il comando. E poi alla fine, ecco, installazione di add-on extensions. Vediamo se va. Ok, così grande adesso. Ok.
Ok, lui alla fine ha fatto il polling qui e poi è andato avanti con il machine learning installation. Questo è un comando di gas. Così abbiamo adesso installato da remoto sul server remoto una extension. Ok. Bene, questo era una parte di pratica di come usare la LACE. E volendo possiamo adesso discutere oppure lasciare anche lo spazio di provare qualche cosa. Io non ho preparato l'intero codice copy-paste, ma ho dato qualche spunto e dovrebbe essere possibile di combinare un po' di cose. Per calcolare due esempi, la popolazione a rischio in zone costali, se si dice così, oppure come alternativa, sì, questo è solo property risk from trees, quanto pericoloso è non so, avere qualche rischio di avere dei edifici e magari alberi grandi attorno, e poi per vedere qual è il rischio di, non so, che una dopo un vento forte, un uragano o quello che è, avere qualche casa danneggiata. È proprio un esempio semplice, no? Stimiamo praticamente dove potrebbe essere bosco dall'NDVI di Sentinel, e poi calcoliamo la vicinanza a qualche edificio che possiamo provare da trovare su OpenStreetMap. E per esempio con Overpass Turbo è possibile di estrarre per una certa zona gli edifici. Nel dataset di North Carolina non ci sono, ma sono scaricabili e poi andrebbe messo a disposizione come risorsa esterna. E l'esempio suggerisce magari di usare un po' di machine learning per fare un po' più avanzato quello che abbiamo appena installato, e poi contare il numero, aggregazione di alberi, vuol dire dove c'è l'NDVI alto, oppure dove le neighbors ci dice in un moving window ci sono più count, non mi ricordo. Conteggio? Sì, può darsi. Numero. No, non vogliamo, magari vogliamo l'albero individuale, ma vogliamo calcolare il rischio. Significa il rischio è qualcosa che si basa su una certa area. Ecco, e poi si possono calcolare delle statistiche su base di questo. Ok, non sono proprietario di questa chiamata, ma in teoria ci sono anche i breakout rooms. Non so se sono attivabili qui. Oppure, dipende da voi. Io, Marcus, avevo ancora una domanda da farti. Certo. Per un utente avanzato di GRASS, sì. Può avere un utente avanzato che non ha bisogno di utilizzare prestazioni elevate, perciò fa i calcoli più o meno su una macchina o comunque ha un server dove riesce a fare tutti i suoi calcoli. Sì. Può avere comunque un senso installare Actinia oppure è uno strato in più che per un utente avanzato può essere superfluo? Allora, quello che mi piace, perché usare Actinia? Secondo me è interessante per accedere facilmente a risorse esterne. No, se torniamo indietro su questo grafico qui. External data sources.
come avete visto, è facilissimo integrare qualcosa di remoto nel processo qui. E magari ho, non so, 3-4 dati diversi. Allora, io ho fatto delle prove. C'è questo Team Italy modello di terreno. Io posso pescare da remoto praticamente un tile. Basta indicare la bounding box oppure il nome del tile e lui me lo pesca da lì mentre sto facendo i calcoli. Non devo scaricarmelo in locale e magari con un tile o un modello di terreno va ancora bene. Ma se parliamo di 50 immagini di Sentinel, ciascuno ha una grandezza di un giga, parliamo di 50 giga di dati grezzi compressi e poi devo ancora elaborare tutto ciò. Allora alla fine magari diventano 100 giga o 70 giga se non utilizzo tutti i canali e poi su base di quei dati che solo a questo punto sono analysis ready, posso partire con il mio lavoro che mi interessa e allora si aggiungono ancora altri dati. A questo punto potrebbe essere carino di farlo in remoto, magari tutto il processamento di, non so, correzione atmosferica, se la ESA non lo offre, oppure anche su USGS, secondo me solo sull'area degli Stati Uniti lo offrono, altrimenti bisogna farlo se stesso, no? Farlo da remoto e così alla fine quello che mi esce da Actinia sono dati analysis ready. Oppure mi risparmio anche questo scaricamento e aggiungo altri comandi tipo la classificazione del Sentinel o quello che è. Faccio la vettorizzazione, mi faccio dare le statistiche, poi quello che mi esce dai 50 giga sono, non so, sarebbe una mappa raster, magari una vettoriale e qualche metadata. Tutto il resto sparisce dopo 24 ore. Se devo rifarlo 3 volte, magari non conviene. È meglio farlo su persistent storage. Ma spesso è così, serve una tantum e poi mi interessa il risultato, il resto no. Ok. Stefano chiede se Actinia è la versione libera di Google Engine. E visto che non sono Google, non posso rispondere di sì, ma rispondo così. Smile. Come filosofia, dai. Sì. Allora, la differenza è noi siamo open source e loro no. L'altra differenza è abbiamo meno soldi di Google, d'accordo, ma la differenza è che bisogna scrivere in JavaScript lì. Noi, da noi, boh, dipende. Principalmente magari Python, ma se voglio... Avete visto, io ho messo dentro uno script shell, andava bene lo stesso, e se metto un eseguibile di, non so, di qualche binario, magari R, no? Perché no? Allora usiamo R in Actinia. E questa flessibilità non credo che ci sia in Google Earth Engine. Poi anche come estrarre i dati da Actinia, abbiamo visto è facilissimo. Non conosco benissimo Google Earth Engine, ma quello dove vogliamo, spero arrivare in quest'anno, di fare tutto il processamento di dati che sono non so dove, e poi buttarlo fuori come UGC Web Service, tutto automaticamente è la cosa dove voglio arrivare. E non so se Google offre WMS, può darsi, non ho idea. Sì, c'ha la licenza abbastanza, anzi, molto esclusiva, cioè tutti i prodotti derivati da Google Engine, come si dice, Sì. non ci puoi fare nulla, cioè voglio dire, ci fai la mappetta, non ci fai business sopra, ecco, per esempio. Allora, Google sicuramente ha delle funzionalità che noi non possiamo ancora replicare facilmente. Ma noi abbiamo almeno i 500 comandi di Grasp più altre cose che lì non ci sono e non so se sono in grado di, non so, magari qualcuno lo sa, ma se volessi avere Watershed Computation di Grasp o Terraflow o
o altre cose che sono piuttosto avanzate, scritte in C++, se volessi averlo in Google, si può fare? E provo a rispondere io. Allora, sì. Della parte di Google Earth Engine, sicuramente non permette l'esportazione dei risultati come servizi, WMS, eccetera. Permette di scaricare i dati tramite l'account Drive o tramite altre metodologie. Quindi sì. Qui ci sono già delle limitazioni, perché l'account Drive deve essere appunto capace di ricevere dati di grandi dimensioni. I comandi si passano in JavaScript o anche in Python, sì. Quindi si ha questa possibilità, mentre per quanto riguarda i comandi di Grass, ovviamente non ci sono, ci sono tutta un'altra serie di tool che fanno cose simili. Il problema di Google Earth Engine è comunque che è una scatola nera, quindi quando si richiama la funzione da applicare, noi dobbiamo fidarci di quello che ci dice la documentazione di Google, non abbiamo modo di vedere il codice della funzione. Questo è il problema più grosso. Quindi in realtà si possono fare una miriade di operazioni, e la forza di Google Earth Engine è che c'è tutto il catalogo di Landsat e Sentinel già precaricato sui suoi server, e il calcolo è condiviso. Quindi questa è la grande potenza di quel sistema. Però Actinia, insomma, ha le premesse per essere il competitor più interessante, secondo me, vedendolo oggi anche per la prima volta. Non so se ho risposto alle tue domande, Marcus. Ah, stavo parlando con me stesso, scusa. Sì, grazie mille. Ah, OpenEO. C'è questo progetto OpenEO. Dov'è? Sì, questo cercavo. Può vedere questa immagine? Ah, amo questi siti. Vabbè, si legge? Perché lo hanno fatto anche male. Allora, progetto OpenEO, un progetto europeo che è appena finito, ma in qualche senso andiamo avanti, che era questa API di standardizzazione e dare una certa risposta magari europea a Google Earth Engine. E l'idea era di essere compatibile con R, Python, JavaScript, così via, e supportare, c'è il core, e supportare clienti diversi. E qua vedete un po' male, c'è il Grass. Il Grass in verità è Actinia. Ma quando abbiamo scritto il progetto nel 2016, Actinia non esisteva ancora. Almeno non così. E qua, quasi non leggibile. Ah, così funziona. C'è Google Earth Engine, è un back-end di OpenEO. Allora, c'è una interfaccia praticamente, da dove posso telecomandare tramite OpenEO Google Earth Engine, oppure SciDB o Rustamin, oppure anche Actinia, oppure altri, GeoTrellis magari conosciuto. Ecco, l'idea era di avere una cosa generica, un'API, per imparare una volta come si fa, e poi dire, ma oggi voglio lanciare le cose su Google Earth Engine oppure su Actinia. E basta indicarlo qui e lui si arrangia. Questo era lo scopo del progetto. Sì, questo esiste, naturalmente anche questo open source, sempre su GitHub. E noi ci siamo focalizzati su questa parte qua e abbiamo anche in OpenEO alcuni concetti di Google Earth Engine. C'era anche uno dei autori di Google Earth Engine coinvolto, almeno all'inizio in qualche meeting. Sono stati molto aperti, devo dire. Resta comunque che Google Earth Engine è una black box e non si sa cosa succede dentro. È fatto molto bene, hanno anche più soldi, facile. No, non facile, ma vabbè.
Se Google Earth Engine esiste ancora fra 5 anni, chi lo sa? Actinia open source, se noi non esistiamo più, fa niente perché è open source. Qua c'è magari anche una piccola differenza. Ah, ecco qui. Allora, qua c'è interfaccia OpenEO qui. Lo abbiamo risolto con una specie di wrapper che traduce l'API di OpenEO nell'API di Actinia. Non sono così diversi, ma Actinia sa fare qualche cento cose in più rispetto a OpenEO. OpenEO è una parte, no? E così Actinia è molto più potente. In questo momento siamo in stesura di un nuovo progetto e qua la gente dice, ok, dovete essere compatibili con OpenEO, ok, bene, facciamo volentieri, ma aggiuntivamente offriamo ancora un sacco di altre possibilità tramite questa REST API. Così, volendo, si può usare OpenEO API più l'API di Actinia, che offre ancora di più, e un po' giocare con queste cose. Ok, allora, per deployment, avevo già detto, si trova qualcuno, anche basta contattarmi, ma si trova qualcosa sul repository di Actinia, e qua c'è la cartella. Bene, non so, se avete altre domande, se volete provare qualcosa, io sono flessibile. Quali sono i limiti attualmente di Actinia, Marcus, che vedi? Non abbiamo ancora tutto come, diciamo, in Google Earth Engine fanno una cosa che si chiama lazy evaluation, che si, effettivamente quando ho un petabyte di dati, ma mi interessa solo un pezzo, voglio naturalmente non processare un petabyte di dati, ma solo questo pezzo. Alla fine il dato di un petabyte non esiste, sono un sacco di dataset che vanno combinati e bisogna navigare in questo stack di dati. Noi siamo fortunati, noi tutti, che GRASS ha un approccio simile, come avete visto quando ho aperto i 7 miliardi di pixel di ESA Globe Cover, che durava 2 secondi. Perché questo? Perché anche GRASS fa una cosa simile. GRASS legge nella risoluzione che dico io. E se ho una mappa di 10 centimetri di risoluzione, posso indicare, ok, per un primo tentativo fammi il calcolo ad un metro solo, allora un decimo al quadrato, perché sono due dimensioni, di meno di pixel. E lui fa il resampling al volo e lo fa molto bene. E quando sono sicuro che quel job è stato scritto bene, lo eseguo a risoluzione piena di 10 centimetri in questo caso, e ci vuole naturalmente di più. Allora, più o meno il concetto c'è, ma sicuramente ci sarà ancora di più. Quella parte che manca a me, no, è la parte di pubblicare più facilmente come OGC i dati. Metadati idem, ho detto che la settimana scorsa abbiamo pubblicato la prima parte per collegarci più facilmente con GeoNetwork, perché alla fine quando noi lavoriamo per clienti oppure in progetti di ricerca, sono questi i punti: come pubblicare i dati, come pubblicare i metadati. E nel mondo di OGO ci sono dei tool bellissimi. E quello che manca, oppure stiamo preparando, sono le interfacce per fare il massimo possibile in automatico. Ok, altri limiti? Sì, lo stress test con 1000 utenti non l'ho fatto ancora, mi interesserebbe, così per lanciare un bel sistema Kubernetes e poi creare, non so, 100 istanze o quello che serve, o meglio ancora di sviluppare l'autoscaling. L'autoscaling
Abbiamo iniziato, ma non è, credo che non, si, non credo che sia completo ancora, perché alla fine i costi ci sono. E se il sistema, quando non ci sono le richieste a gogo, possa restringersi su un minimo necessario, e poi appena arrivano un sacco di richieste, lui si clona, tra virgolette, e riesce a processare anche 100 chiamate in parallelo. Questo mi piacerebbe vedere, ci arriveremo, ma ad oggi non so dirti se ci siamo già o no. Ma è una cosa che va fatta a livello di Actinia oppure a livello di cloud, cioè o di server? Allora, di solito dipende, allora ci sono tre, almeno due livelli. Il livello dell'operatore del cloud è uno. Abbiamo utilizzato anche Google Cloud Computing, GCC si chiama, preso il Kubernetes di Google e offrono autoscaling. Anche Amazon lo offre, credo. Il provider che utilizziamo adesso, perché onestamente Google è troppo costoso, abbiamo fatto tutto con Rancher, abbiamo fatto noi nella nostra infrastruttura. Stanno sviluppando, magari c'è già l'autoscaling, ma non l'abbiamo ancora integrato. Allora, alla fine, quello che manca è la comunicazione tra Kubernetes e l'hardware di scalarsi. E qua il cloud provider di hardware deve offrirti la possibilità di farlo. E potrei chiedere dove siamo. Sicuramente in preparazione. Se qualcuno ha un provider diverso che offre Kubernetes con autoscaling, sarà piuttosto facile, credo, fare uso di questa parte. Ok. Allora, intanto vedete qua, ci sono worker diversi, in parallelo utilizziamo. Alla fine l'arte è di splittare i dati in una maniera intelligente, con time series magari più facile, con per alcuni compiti, calcoli un po' difficile, ma dei metodi ci sono. Marcus, quindi se ho capito bene, al momento diciamo da voi è possibile sottoscrivere una sorta di abbonamento a qualche piattaforma o no? Cioè è possibile volendo? Se uno avesse da processare tanti dati e avesse già una chain pronta, diciamo, può sfruttare le vostre piattaforme per fare questa operazione? Sì, sì, è possibile. Allora, di solito facciamo così. Diamo un account, magari non demo user, magari uno che ha un po' più di permessi, perché il demo user è anche limitato con il numero di pixel. Altrimenti se abbiamo 5.000 demo user in giro sulla macchina, non possiamo più lavorare noi. Allora lo abbiamo un po' limitato. Ma possiamo, l'abbiamo già fatto, creare un account separato, così è personalizzato. E ho detto che stiamo sviluppando qualcosa che fa un po' i conti del consumo, ma è anche plausibile dire facciamo una specie di flat rate per 20 euro al mese o quello che è, si può utilizzare certe risorse. E poi vedere dove arriviamo. Devo ammettere, è anche abbastanza nuovo per noi. L'Actinia esiste adesso da qualche anno, l'Actinia che funziona bene esiste da qualche mese, e stiamo sviluppando le varie cose. Finora abbiamo sempre sviluppato sistemi per clienti che poi giravano nel sistema del cliente, ad esempio Open Telecom Cloud o altri cloud, e così hanno loro definito i limiti. Noi abbiamo detto, ok, dai, mezzo terabyte di RAM per piacere, si può avere, e a questo punto pagavano loro perché il loro sistema. La domanda si riferisce al modello dove noi offriamo l'hardware che abbiamo utilizzato oggi, è ancora scalabile. Se uno mi dice, ok,
le risorse esistenti non bastano, possiamo anche aumentarlo, non c'è problema, e poi vedere un po'. Allora, abbiamo modelli diversi, non c'è problema, basta parlare, direi. Per giocare possiamo fare un account così, non c'è problema. Ma infatti io proprio mi riferivo non tanto al giocare, ma se uno perché cioè, il concetto è sì, effettivamente potrebbe essere l'alternativa open source a Google Earth Engine, ma abbiamo il problema di come dire, delle risorse, della quantità di risorse, e per voi ovviamente il modello non è semplice, perché mettere insieme l'aspetto economico, l'aspetto relativo alle risorse computazionali da assegnare al cliente che ve le richiede, prevedendo adeguatamente quante risorse serviranno, cioè non è per nulla facile, insomma, però sì. Diciamo che come concetto, per chi già, come per esempio me o altri, è abituato a lavorare in classe, ha bisogno di lavorare su moli di dati massivi e non ha le risorse in ufficio, magari ce l'ha ma dedicata ad altro, quindi non può usarle per quello, potrebbe diventare una soluzione da praticare, quindi bisogna ragionarci, insomma. Sì, sì, quindi, non si può fare. Ci si può pensare, ecco, questa è un po' l'ottica. Ok, grazie. Anche per noi è molto interessante, no? Capire o vedere altri use cases, no? Noi facciamo certe cose, facciamo elaborazione di dati satellitari, oppure anche con quelli di spionaggio degli anni 60, americani, 70, 60, Corona si chiama casualmente questa missione di spionaggio dell'epoca, e così via. Ci sono, sì, temi diversi, quella del progetto della riforestazione, un sistema dove si tratta di piantare gli alberi, quel tema famoso, ma poi anche monitoraggio nei prossimi anni di certe zone per capire ci sono ancora gli alberi o sono stati tagliati via, no? Questo è in automatico. Lo facciamo anche con Actinia, qua ci peschiamo dati di alta risoluzione di 30 o 50 centimetri risoluzione satellitare e facciamo change detection, ma sono tutti use cases che abbiamo noi. A me interesserebbe anche vedere se cose completamente diverse si possono fare, è molto probabile. Sì, mi farebbe piacere discutere. Direi che più o meno abbiamo visto tutto. Se non ci sono altre domande, possiamo andare a goderci l'ultimo giorno di libertà, ecco, visto che mezza Italia diventa rossa, andiamo. Allora, grazie mille, Marcus, veramente. Sì, un'ultima cosa, magari un articolo di solo 4 pagine che abbiamo scritto per la Big Data from Space conferenza. Se uno vuole un riassunto, magari anche tecnico, ma veramente riassunto di 4 pagine, si trova qua su Zenodo e spiega un po', diciamo, questo è lo stato di 2019. Abbiamo fatto di più, ma in fondo nel tutorial, oppure volendo lo metto qui. Solo per un riassunto, cosa fa in generale, a cosa serve, eccetera. Bene, allora, il server resta in piedi, naturalmente. Sono disponibile a domande anche dopo, nei prossimi giorni, quando occorrono, oppure suggerimenti. Il tutorial resta lì. Perfetto, indichiamo quindi nelle risorse disponibili, indichiamo direttamente questo Read Docs che hai usato, insomma, per la presentazione, ecco.
Scusa, non ho capito. No, mettiamo come link, mettiamo come materiale, mettiamo questo, questo link qua, nella sì. pagina del, dei, dei seminari. Eccolo là. Ah sì, 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 sì. No, per piacere, perché è un questo documento è un documento pubblico. Ok. Non è solo per questo corso, ma è per, diciamo, per aumentare idealmente il numero di persone che utilizzano. Ok, sì, 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 mettiamo questo come riferimento. Sì, sì, sì. Grazie. Cliccando sì, se avete delle correzioni da fare, oppure suggerimenti, no, tutto lì. E basta fare merge request. Allora, tutto pubblico, anche, anche il tutorial. Grazie, veramente una figata, molto interessante. Grazie Marcus, veramente grazie. Allora, Fede? Mandi. Ok, possiamo chiudere la registrazione, ringraziare tutti.